Allora, buonasera a tutte e a tutti e a tutte. Eh, benvenuti a questo uh, incontro con uh, Renato Soru. Eh, candidato alla presidenza della Regione Sardegna alle prossime elezioni regionali di febbraio. Eh, è un incontro che ci portiamo avanti da qualche mese che mh, sarebbe dovuto essere con l'associazione, abbiamo pensato di eh, aprirlo eh, anche ad altre realtà, perché eh, il MOS si occupa, il Movimento Mosessuale Sardo, eh, in realtà si occupa di una marea eh, di tematiche, perché come dico sempre, ehm, eh, le persone queer, le persone LGBTQ, eh, plus, oltre eh, ad avere... Uh, necessità del riconoscimento dei diritti specifici che ancora non sono riconosciuti, vivono comunque nel mondo e quindi hanno uh, necessità uh, diverse come tutte, tutte le persone. Eh, abbiamo fatto questo incontro per poter approfondire proprio queste tematiche, che sono quelle, diciamo, più care al, al terzo settore, quindi al mondo del dell'associazionismo, del, dei movimenti, del, uh, delle cooperative, eccetera, eh, che troppo spesso negli ultimi anni si sono trovate non semplicemente ad essere complementari ai servizi uh, pubblici, ma addirittura a sostituirli. Questo è nel caso della uh, sanità, nel caso uh, dell'accoglienza. Eh, eh, noi qua ci siamo trovate a dover... Uh, creare addirittura un centro contro le discriminazioni e mettere a disposizione tutta una serie di servizi che vanno dall'assistenza psicologica, legale, al counseling, eh, alla formazione, all'incontro, allo sportello migranti, eh, ai, al gruppo salute, quindi ehm, informazioni sulle malattie a trasmissione sessuale, i test dell'HIV perché era così difficile riuscire a farli eh, nelle strutture pubbliche. Quindi ci occupiamo in realtà di eh, tante tematiche eh, diverse che però sono tutte importanti in questo discorso. Uh, sulla, sulla regione. Veniamo poi da mh, anni uh, di, uh, di non eccellenti governi e non parlo solo degli ultimi cinque che ci hanno portato a una situazione un po' uh, disastrosa, uh, sia uh, parto dalla sanità che di sicuro è uno dei punti su cui ci troveremo d'accordo uh, l'aver fatto una riforma dopo l'altra di sicuro non ha aiutato quindi questo sarà uh, uno dei punti eh, e poi eh, come movimento omosessuale sardo ci tenevamo a incontrare eh, Renato mi sa che eh, ne avevamo già parlato perché eh, che io ricordi ed è mh, 30 anni che faccio attivismo eh, magari anche qualcuno in più eh, mh, eh, che io mi ricordi, ah, Renato, è stato l'unico presidente della regione uh, che abbiamo incontrato, eh, che mh, in quell'incontro siamo, siamo riusciti a produrre qualcosa, nel senso che lui si è messo a disposizione, ha detto è una tematica che non conosco, però ditemi eh, che cosa può fare la regione, noi tutto quello che possiamo fare lo facciamo. E, eh, infatti, subito dopo l'incontro era, um, um, era stato uh, il Uh, il finanziamento di 25.000 euro a fondo perduto per l'acquisto di una nuova casa per uh, giovani coppie era stato esteso anche alle coppie omosessuali che, uh, in quel tempo, uh, si definivano con uh, la registrazione all'anagrafe come famiglia anagrafica perché non c'erano unioni civili, non c'erano uh, altre possibilità. Ma uh, solo il fatto di averlo esteso riconoscendo che le coppie ehm, gay e lesbiche erano coppie come tutte le altre e che quindi avevano, dovevano avere gli stessi diritti, per noi è stato mh, insomma, una cosa uh, piuttosto positiva e anche eh, inaspettata perché mh, insomma, questa praticità non l'avevamo mai sperimentata con, ehm, uh, con altri amministratori e amministratrici. Io, mh, mh, noi quella serata di oggi l'abbiamo intesa in questo modo, uh, adesso chiederò a Renato di fare una piccola introduzione per presentarsi e spiegarci magari uh, le motivazioni che l'hanno portato alla candidatura uh, e poi procederemo su, sui singoli argomenti, uh, quindi non faremo uh, interventi fiume <ride> parlando di miliardi di cose, ma... Sarebbe preferibile che ci concentrassimo sull'argomento uh, di cui discutiamo sul, sul momento. Quindi chiedere a Renato di presentarsi. Bene, gra grazie molte per, eh, per questo invito, grazie a voi per esserci, eh, per la possibilità di, di discutere un po' su, sui temi che, che ci stanno a cuore, oggi in particolare. Eh, mi è stato chiesto di fare una breve presentazione sul per, per quale motivo sono tornato alla politica dopo diversi anni che, che ero assente dalle istituzioni e avevo ripreso il mio lavoro. L'ho fatto essenzialmente perché non mi soddisfava quanto stava avvenendo negli ultimi anni, e cioè l'assenza dei. Di politica, l'assenza di dibattito pubblico, l'assenza di discussione, l'assenza di, dei partiti nel eh, analizzare insieme lo stato della società, lo stato dei problemi e provare a tracciare un programma per uscirne da questi problemi e tracciare una possibile strada di, di crescita e eh, di futuro. A maggior ragione... Eh, questo vuoto era evidente e pesava nei primi mesi dell'estate, eh, quando ormai era chiaro che ci stavamo avvicinando a una scadenza elettorale, senza sapere con quali alleanze, senza sapere con quali programmi, senza, sapere, senza una discussione. Tutto sembrava relegato all'elite di alcuni consiglieri regionali che discutevano tra di loro e che immaginavano scenari che sembravano volti soprattutto alla loro conferma, piuttosto che al, al cambiare lo stato delle cose. E quando anche il PD e insieme a altre. 18 sigle, la maggior parte di esse presenti non da 30 anni, ma nemmeno da tre mesi. E quindi, un tavolo certamente non rappresentativo né della, del centro sinistra sardo e né della. Né della della società sarda, del mondo vero, del volontariato, di chi sta in mezzo alla gente, di chi, di chi fa tante cose, di chi ha difficoltà, di chi lavora, di chi fa, fa impresa. Un tavolo abbastanza scollegato dalla realtà e anch'esso eh, a discutere non tanto di che cosa fare, ma soprattutto come fare, come fare in modo che eh, si potessero stringere accordi solamente di potere e non accordi sulle cose da fare. E io allora, così quasi per caso, ho iniziato facendo un primo incontro pubblico a, ad Alghero, in un ancora pomeriggio d'agosto pieno di sole, però sorprendentemente con, con tanta gente che, che venne a sentire. E poi un altro, la settimana successiva, subito dopo, ad Olbia. E poi a Cagliari e poi e poi e poi e poi la cosa assurda è che sono riuscito a fare almeno 40 incontri pubblici tutti trasmessi in streaming tutti molto visti dibattuti commentati senza che ci fosse ancora una sola presentazione del, di un'altra candidatura per, per quella che che poi è stata la candidatura ufficiale dei 5 Stelle, e senza che ci fosse né un candidato, né tantomeno un dibattito pubblico animato dal, dal centrodestra. Quindi per, per molti mesi, anche in questo eh, scorcio di estate, poi di primavera, eh, e poi di autunno e eh, di inverno, per molti mesi, eh, sorprendentemente, Gli incontri che ho cercato di promuovere sono stati tra i pochissimi se non le uniche occasioni di dibattito. Ho avuto l'opportunità di presentare un progetto, di parlare di, di tante cose, di approfondire tanti argomenti, discuterli, eh, imparare insieme agli altri. Eh, ieri abbiamo parlato di trasporti ad Alghero, sempre con un buon livello di approfondimento e con un buon livello di. Di, di interazione, di, di scambio col pubblico, con le organizzazioni e con uh, i diversi portatori di interesse. Ecco, mi pare che questo mancasse, mi pare che affrontare le elezioni regionali, la necessità di superare questo governo di destra che hai appena detto uh, solamente a, a, a parlare della sanità è stato totalmente assente, dannoso, confuso ed è stato artefice di questo deterioramento della qualità del sistema sanitario pubblico. Eh, insomma, c'era bisogno di, di uno scossone, ho cercato, ho cercato di darlo, ho anche pensato che, di non essere l'unico candidato possibile, ho anche pensato che... Altri sarebbero potuti emergere per quella che consideravamo l'area de, del centrosinistra. Eh, ho messo a disposizione la possibilità di partecipare a delle primarie. C'è stata una scelta assurda. Il centrosinistra ha pensato di non avere dei candidati. Si è affidato al, al Movimento 5 Stelle, si è affidato a, al populismo massimalista, giustizialista, anti-Europa, ha un modo di vedere il, modo, il mondo e un modo di vedere la politica che io, che io non, non condivido, in tanti non condividiamo. E, ed è stata un'ottima opportunità, direi, questo negarsi, perché ci ha stimolato e ci ha ancora di più, ha, ci ha fatto capire ancora di più che... È ora di abbandonare eh, i modelli centralisti, romani, non solo nel, nel governo, nell'amministrazione pubblica, ma anche nella direzione politica. Pensare che la Sardegna si possa affrancare, possa avere un governo di autonomia, spazi di autogoverno, di autodeterminazione, partendo da imposizioni romane persino nella scelta dei nostri dirigenti, è naturalmente impossibile. E quindi sono ben felice di fare insieme a tanti altri questo percorso che si pone l'obiettivo di vincere le elezioni del 25 febbraio e di, eh, e di governare, governare bene e avviare un un periodo di cambiamento profondo della Sardegna, l'abbiamo chiamato di rivoluzione gentile, ma anche far nascere una, uno spazio politico nuovo, quello di, una, di un partito sardo degli anni... E, di questo millennio, un partito sardo che sappia guardare al mondo di oggi e alla Sardegna di oggi, che sappia cogliere le contraddizioni e le opportunità, che sappia declinare in, in, in leggi e in atti di governo. Quindi è uno spazio politico che si propone di diventare maggioritario. Né più e nemmeno di, di come soggetti politici regionali sono maggioritari in Val d'Aosta, in Trentino Alto Adige, in Catalunya, nei Paesi Baschi, nelle, nelle tante eh, regioni che hanno un'identità, una, eh, una, una cultura, una specialità, una, eh, una idea di nazione eh, pur. pur al di fuori da, 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 uno, da un unico Stato, un'idea di nazione senza Stato, come, come si usa a dire. Io mi riconosco nello Stato italiano, naturalmente, mi sono orgoglioso della Costituzione, della storia repubblicana e così via, ma sono molto orgoglioso anche della, della mia natura. Di, di cittadino della Sardegna, di questa piccola patria e penso che ci sia un modo che dobbiamo declinare in questa nuova Europa che avrà sempre più sovranità sui grandi temi e lo Stato sempre più dovrà, dovrà devolvere verso il basso spazi di, eh, di autogoverno, di autodeterminazione, competenze, la possibilità di creare, di prendere in mano e di creare il nostro destino ecco queste sono le cose che avrei voluto sentire dire dalla politica sarda in questi mesi e non ho sentito e come si dice in natura gli spazi vuoti si riempiono e anche in questo caso ho cercato di riempire un, un terribile spazio vuoto della politica sarda in quest'ultimo anno grazie sì allora come accennavo prima eh il Mos eh, nel frattempo in questi anni è diventato eh, centro contro le discriminazioni eh, perché da anni in realtà avevamo capito che eh, semplicemente protestare, rivendicare i diritti non era abbastanza per eh, sostenere le persone eh, queer dico queer per non continuare a dire lgbtq bla bla eh, non era abbastanza, eh, per cui c'era bisogno non solo di un, uh, di un riferimento uh, dove Uh, le persone qui si potessero riconoscere, dove potessero incontrarsi, eccetera, ma uh, uh, di una serie di servizi a sostegno delle persone, servizi che possono essere il supporto psicologico, il supporto legale, il, uh, il counseling, ma anche mh, delle, uh, delle azioni mirate al contesto, perché uh, noi possiamo... Dare, permettere alle persone qui di avere maggiore consapevolezza, di credere più in se stesse, di superare quell'omofobia interiorizzata che ci crea uh, tanti problemi nel, nel relazionamento con uh, le altre persone, che uh, ci porta a squalificarci. Uh, noi potevamo fare quello, però non agivamo sul contesto, cioè il contesto che è la famiglia, la scuola, uh, il lavoro, uh, la società in generale. I, eh, gli uffici pubblici eh, perché mh, ora oltre alle eh, diciamo macro discriminazioni eh, le violenze le, gli omicidi eccetera eh, oggi si parla di una serie di eh, microaggressioni che sono che eh, si sviluppano attraverso il, la relazione, il linguaggio, eh, il modo in cui eh, le persone qui vengono percepite, per quanto poi il, il politicamente corretto a volte eh, no, impedisce magari di eh, discriminare apertamente, ma eh, già eh, il linguaggio l'hanno sperimentato le donne negli anni. <coughs> Eh, quando non ti riconosce, significa che ti cancella, eh, che, eh, ma tutto quello che, eh, che non si nomina alla fine eh, non esiste. Eh, <coughs> per cui, eh, quello che abbiamo fatto eh, come MOS è creare tutta una serie di servizi e di azioni mirate alla, alla società, da qui parte il gruppo Scuola. Che fa gli incontri nelle scuole, seminari con eh, le, gli studenti, ma anche seminari di, di eh, formazione per le e i docenti per eh, informarle, eh, per conoscere, quindi eh, capire un po' meglio come affrontare le problematiche, perché molto spesso è semplicemente una questione di ignoranza, di non conoscenza eh, che eh, genera eh, disagio, eh, genera a volte eh, vergogna. Uh, eh, a volte proprio non, non si sa come relazionarsi a certe situazioni e si creano uh, quelle situazioni di imbarazzo che però sono umilianti per le persone eh, che le vivono uh, nella scuola così come nei servizi pubblici tanto che molto spesso ci sono persone trans che evitano di andare di uh, uh, entrare in un, uh, in un ufficio pubblico per non dover subire <coughs> Uh, L'umiliazione no, del uh, sì, ma il nome, ma tu, ma i documenti, ma <ride> no, uh, con le persone che rimangono a bocca aperta. Ecco, questo è, eh, diventa abbastanza violento. Eh, per rimanere sulle persone trans, quello che mh, eh, trans asterisco, che riguarda un po' mh, tutte le persone che eh, non si riconoscono. Mh, eh, eh, o da una parte in un binarismo di genere o che ehm, eh, si percepiscono in maniera diversa dal, eh, dal modo in cui sono nate. Eh, quello che mancava a Sassari, ma anche a Cagliari non è che sia così sviluppato, era un percorso definito all'interno delle strutture sanitarie eh, per i, i percorsi di affermazione di genere. Eh, questo non esisteva eh, sia perché magari non c'erano le competenze che nel frattempo però eh, si sono eh, aggiunte. cioè mh, insomma, qual Qualche professionista adesso anche nel servizio pubblico magari avrebbe anche le competenze, ma non c'era la, la mentalità che permettesse di capire che quella è un'esigenza importante, a volte fondamentale, che costringeva poi eh, persone trans eh, o nominari o altro a, a emigrare, emigrare proprio perché qua non trovavano eh, la, la possibilità. quello che Fatto noi quindi con questo progetto è eh, cercare la partnership delle, delle strutture sanitarie eh, per creare dei protocolli di collaborazione e, ehm, e, e sviluppare quello che, che mancava, ma anche abbiamo fatto la formazione per introdurre eh, queste tematiche eh, e per far capire quanto il linguaggio sia uh, fondamentale, perché il linguaggio veicola contenuti, non è semplicemente una forma, non è semplicemente dobbiamo usare quella parola, per, no, cioè dobbiamo riconoscere che quella parola ha un valore, che quella declinazione ha un valore per, eh, per l'altra persona. Ecco, mh, questo l'abbiamo fatto e eh, il percorso ancora non è stato definito. Eh, prima di passarti la parola su questo argomento io chiederei anche a, a Minerva di mh, eh, approfondire la tematica transasterisco perché eh, la conosce anche meglio di me. Minerva. Ah, ok. Vengo qua quindi. Sì, sì. Salve. Eh, sono Minerva del gruppo Trans Support che si concretizza alla fine qua nei, negli spazi del Movimento Omosessuale Sardo, quindi ringrazio sempre molto volentieri il Movimento Omosessuale Sardo per averci dato questa, questo spazio, questa possibilità. Eh, sono molto contenta in realtà di parlare oggi perché trovo che la situazione per le persone trans in Sardegna sia attualmente critica. Mm, non solo per la mancanza di uh, rispetto che subiamo ma anche per la mancanza di servizi concreti io attualmente da sarda sono seguita al, um, <coughs> all'agenzia ospedaliera universitaria del Careggi di Firenze cioè, questo vuol dire che ogni sei mesi ogni anno più o meno devo andare a Firenze per fare le analisi i controlli e tutte queste cose qua um, Trans asterisco, per chi non lo sapesse, <coughs> è una terminologia per me molto importante, soprattutto dopo aver letto eh, il libro di Jack Alberstan, che si chiama Trans, un saggio insolito sulla varianza di genere, in cui descrive questo asterisco come una specie di stella marina che con tante braccia eh, accoglie eh, diverse identità. Ed è una, una definizione in cui mi ci ritrovo molto, perché io... Ad esempio sono una donna trans binaria, quindi mi identifico nel binarismo di genere femminile, ma molte altre persone che partecipano ai nostri incontri di trans support eh, invece non si identificano in una realtà eh, binaria che eh, attualmente la, il nostro Stato non riconosce. Eh, banalmente il fatto che tu debba scegliere al momento del cambio di documenti se... Mettere una M e una F nella carta d'identità eh, impedisce a queste persone di concretizzare davvero la loro identità di genere. Uh, a qui vorrei. Mh, da qui vorrei aggiungere uh, le criticità della situazione in Sardegna. Uh, criticità che secondo me sono molto rilevanti, perché dal fatto, dal, da questi gruppi di autoaiuto che gestisco e gest gestiamo con il MOS. Sono saltate fuori molte problematiche legate al territorio sardo, soprattutto quello di Sassari. Cagliari secondo me non è comunque messa bene, per parere personale, però c'è qualcuno che se la cava, diciamo. Eh, a Sassari eh, hanno iniziato a esserci professioniste dal punto di vista endocrinologico solo di recente. Per chi non lo sapesse, endocrinologico sarebbe la terapia ormonale, tutte queste direttive qua, eh, che però allo stesso tempo eh, seguono delle direttive molto binarie. Quindi se tu ti presenti al maschile, ti do una terapia ormonale perché secondo me devi diventare uomo in quel modo, così come se tu ti presenti al femminile, ti do una terapia ormonale perché tu devi diventare donna in un altro modo, che mi fa venire in mente... Eh, le prime leggi che eh, moderavano diciamo l'incongruenza di genere, la varianza di genere, eh, erano leggi che prevedevano per il cambio dei documenti l'obbligo a sottoporsi al, alle operazioni di riassegnazione di sesso ed erano leggi fatte da persone cisgender, per chi non sapesse cisgender vuol dire che ti identifichi nel genere assegnato alla nascita, quindi se sei nato maschio ti identifichi in un uomo. Ed erano leggi che pre presupponevano che siccome tu ti identifichi in una donna, allora devi per forza voler la vagina. Così come se ti identifichi in un uomo, allora devi per forza volere il pene. Ehm, detto questo, ehm, questa, questo fattore di eh, binarismo estremo a livello terapeutico andrebbe superato perché in, in Sardegna credo che solo a Cagliari si occupino di una, ehm, di una terapia ormonale più aperta diciamo, alle varianze di genere. E ehm, credo che sia importante sottolineare che in Sardegna non esistono centri che operano le persone transgender per eh, le cosiddette chirurgie di affermazione di genere. Quindi niente mastoplastica additiva, niente ricostruzione del petto maschile, niente vaginoplastica, niente falloplastica, eccetera. Da qui sorge la domanda: e, e chi vive in Sardegna non può permetterselo di andare fuori cosa fa? È costretto o costretta a vivere per sempre con un disagio che non può eliminare. Eh, molte persone trans che partecipano ai miei gruppi stanno facendo il loro percorso all'insaputa della famiglia quindi non hanno neanche il supporto economico per poter andare nella penisola a fare determinati percorsi o operazioni. E in questo caso cosa si fa? Da, da attivista trans il mio desiderio è quello di avere innanzitutto una formazione ehm, del personale sanitario come del personale civile perché finché non hai cambiato i documenti alla fine il, il disagio si crea sempre io stavo per venire multata in un treno una volta quando ancora non avevo cambiato i documenti per fare un, un esempio che mi diverte molto ehm, bisogna formare il personale sanitario sicuramente e bisogna formare anche ehm, un vero e proprio percorso che permetta di concretizzare davvero l'affermazione di genere delle persone, a prescindere da quanto binaria o non binaria sia. Um, quindi, insomma, le, queste sono le problematiche che mh, non ho riscontrato tanto io, perché ho avuto il privilegio di poter fare il mio percorso, ma che hanno riscontrato molte persone che conosco qua in Sardegna. Eh, Un'inadeguatezza un verso queste tematiche, che spesso in realtà dalla politica di sinistra viene risolta con, eh, con l'amore, amore, eccetera, eccetera, dimenticando sempre l'esistenza delle persone trans, perché il nostro, il nostro percorso non è tanto un percorso di amore, ma è un percorso di autodeterminazione. E trovo che filosoficamente parlando sia molto concretizzabile anche con la situazione della Sardegna. Credo che l'autodeterminazione sia un diritto dei sardi, come lo sia delle persone trans. Allora, visto che siamo in tema, io chiederei anche un, eh, un contributo a Carla Baffi, eh, che è stata in giro per la Sardegna con uno spettacolo mh, eh, con la compagnia Barbarici Ridicoli, eh, che raccontava sostanzialmente eh, la sua storia e quindi eh, l'ha portata in giro per eh, farla conoscere <coughs> eh, e ce la puoi raccontare anche a noi. Buonasera a tutti. Scusate la mia voce, ma esco da un'influenza molto, molto aggressiva. Eh, sì, come ha detto Massimo, intanto ringrazio Massimo e il Mosse per avermi accolta in questa location meravigliosa, in, questo, in questa realtà stupenda che non conoscevo. Sì, come ha detto Massimo, io sono un'autrice e attrice teatrale che da due anni e mezzo porta in scena uno spettacolo non solo in Sardegna ma anche in Italia nella maggior parte del resto d'Italia, eh, uno spettacolo teatrale dove racconto la mia storia, ma soprattutto affronto la tematica riguardante l'identità di genere, la condizione che le donne e gli uomini transgender eh, affrontano giornalmente. Le difficoltà sono tante da questo punto di vista. Mi sento di affrontare all'interno di questa tematica le difficoltà che riguardano per esempio il mondo della sanità sarda, come ha ovviamente trattato Minerva in modo molto esaustivo, e anche eh, le problematiche che riguardano eh, i cambiamenti anagrafici dei documenti. Eh, le difficoltà per portare a termine i, le quattro fasi, se possiamo definirle così, che riguardano il percorso di affermazione di genere: una domanda che io eh, ho formulato in, vari, in varie occasioni e che riguardano la sanità sarda, mi sono prefissata di fare questa domanda: come mai la regione sardegna, le istituzioni politiche regionali, la giunta regionale attuale, ma anche quella, quelle passate nella recente storia della regione sardegna, non abbiano aderito a due semplici direttive dell'AIFA che prevedono e impongono allo Stato italiano, e sottolineo Stato italiano, di farsi cariche, carico delle cure ormonali per le donne e gli uomini trans. Cure ormonali che intanto non sono, come ho già ben detto, gratuite in Sardegna, mentre in altre regioni, diciamo quasi tutte le regioni italiane, sono gratuite. Dobbiamo entrare nel merito non tanto ma anche di persone transgender di persone che affrontano il loro percorso di transizione di affermazione scusate che hanno una certa età quindi nel mio caso io ho 58 anni ho iniziato il percorso che ne avevo 54 dopo scusate apro parentesi dopo 50 anni di sofferenza e, ma dobbiamo pensare anche ai ragazzi e alle ragazze che prendono coscienza e sanno e conoscono molto seriamente la loro identità di genere, la riconoscono in modo profondo e che si eh, affacciano a questa possibilità rivolgendosi alla famiglia, rivolgendosi eh, alla scuola, rivolgendosi alle varie figure che la, le possono e li possono aiutare. Questi ragazzi appartengono anche a famiglie che non si possono permettere la cura ormonale che hanno difficoltà a poter portare avanti una terapia ormonale costosa. E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far sì che queste ragazze, questi ragazzi che affrontano la loro identità, che sono pronte anche con l'appoggio della famiglia, mano nella mano, ad affrontare la prima fase, che è la fase psicologica, che già è abbastanza difficoltosa di interrompere il percorso perché non hanno la possibilità di attingere alla cura ormonale, perché è costosa, mentre se dovessero essere residenti a Firenze, a Roma o a Palermo avrebbero la cura ormonale gratuita. Io quello che chiedo e quello che propongo è che la Regione Sardegna si faccia carico di quello che gli è stato imposto dall'AIFA, che poi non è la Regione Sardegna che sarebbe chiamata a pagare perché l'AIFA nella direttiva ha detto che impone allo Stato italiano di farsi carico delle spese per la cura ormonale per le donne e gli uomini trans. Un'altra cosa che riguarda la sanità. Io sono dovuto andare a Roma, Minerva a Firenze, tanti ragazzi e tante ragazze devono andare chissà dove a iniziare la loro cura, il loro percorso di affermazione. In Sardegna abbiamo bisogno di avere centri. Io, quando ho iniziato il mio percorso, ho cercato in tutti i modi di trovare un centro riconosciuto per l'analisi dell'incongruenza di genere. Sono stata costretta ad andare a Roma, con delle spese, perché ogni sei mesi, come diceva Minerva, io andavo a Roma, spendendo soldi. Quindi in Sardegna è necessaria avere dei centri. E poi riguardo, riguardo le rettifiche anagrafiche, io ho vissuto un Calvario, ma come me tante altre ragazze e tanti altri ragazzi che hanno avuto a che fare con tribunali sardi, perché ovviamente essendo residente in Sardegna io ho avuto a che fare col tribunale di Tempio nello specifico, ma credo che sia uguale per tanti altri tribunali. Ed è stato un Calvario durato un anno e mezzo. Per far sì che un giudice decidesse, che è già un paradosso, decidesse che io. Ero Carla, decisione che aveva già preso uno, due psicologi, uno psichiatra e due endocrinologi. Con tanto di relazioni. E quello è già un paradosso, ma è stato un calvario. Vogliamo arrivare all'ultima fase, la fase chirurgica? Io ho intenzione di sottopormi all'intervento chirurgico, perché come dico sempre, mia, il mio corpo deve rispecchiare la mia anima. E quindi cosa faccio? Devo andare all'estero perché in, in Sardegna lo escludiamo assolutamente, e non perché non ci siano le conoscenze e le potenzialità nella sanità che possa po permettere di fare un intervento di vaginoplastica, come nel mio caso in Sardegna, ma in, in Italia neanche, perché io sono in lista d'attesa, Trieste dove dal 1 ottobre hanno deciso di non operare più di vaginoplastica. Quindi i centri in Italia sono spariti, e io devo andare all'estero, pagandomi l'intervento all'estero. Certo, la Regione Sardegna prevede, su richiesta e delibera, possibile delibera, non sicura, di poter avere un rimborso. Però l'intervento chirurgico deve essere anticipato da me. E torniamo al problema dei ragazzi e delle ragazze giovani che appartengono a famiglie con un ceto sociale che non è sicuramente quello di, 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 di una classe eh, privilegiata. È un ceto sociale basso. E cosa devono fare? Pagare 11.000-12.000 euro di intervento alla propria figlia o al proprio figlio quando sanno di non avere quegli 11.000 euro, mentre in altre regioni, faccio l'esempio della Valle d'Aosta anticipano le spese per l'intervento. Perché questa disparità? Noi stiamo parlando di esseri umani, stiamo parlando di ragazze e di ragazzi che hanno voglia e hanno bisogno e la necessità di iniziare il loro percorso di affermazione a 14, 15, 16, 18 anni. E cerchiamo di tutelarli. Finisco. Parliamo di istruzione, delle scuole. Col mio spettacolo, io non so il perché, anzi lo so, ma diciamo che è una dichiarazione retorica. Trovo molte difficoltà a entrare nelle scuole. Nel mese di dicembre sono riuscita a entrare in una scuola, in un liceo di Macomer e un liceo di Pozzo Maggiore. Ma con tanta fatica, perché i dirigenti scolastici, alcuni insegnanti, ma soprattutto alcuni genitori si oppongono fermamente a trattare la tematica sull'identità di genere non facciamo gli struzzi che infiliamo la testa sotto la sabbia è una realtà che ogni scuola ha perché in ogni istituto ci sono ragazzi e ragazze che sentono chiaramente la propria identità di genere perché abbiamo queste difficoltà? iniziamo a fare una bella cosa carriera alias reversibile ogni ragazzo e ogni ragazza deve essere libera di decidere come vivere la propria realtà scolastica e la propria attività scolastica col nome che decide di avere. E che ci vuole? Io sono Francesca e voglio che nel registro elettronico della scuola ci sia scritto Francesca. Voglio che gli insegnanti, quando mi chiamano alla lavagna, mi dicano Francesca vieni per l'interrogazione. Voglio avere un, un bagno e voglio scegliere quale sia il bagno in cui io poter trattare, lo spogliatoio in cui poter vivere. Perché è importante che i ragazzi e le ragazze abbiano l'apporto della famiglia, e in molti casi questo accade, in altri purtroppo no, ma è importante anche che all'interno della scuola ci sia questo apporto, questa protezione, questa sensibilizzazione per quanto riguarda questi ragazzi e queste ragazze. E io poi dico, oh, perché fermarsi alle scuole? Perché non far sì che anche all'interno della carriera lavorativa sia nell'ambito privato che in quello pubblico ogni persona sia libera di poter svolgere la propria attività lavorativa con il nome e l'identità che ha scelto io questo chiedo e questo propongo che la carriera alias ci sia sia nelle scuole ci sia nelle aziende private e ci sia anche nelle aziende pubbliche che sia ogni persona libera di poter affrontare perché sarà un passo in più verso una totale inclusione. In più, facciamo in modo che la Regione Sardegna, o almeno spero che ci sia qualcuno che deciderà, che la Regione Sardegna possa appoggiare nell'ambito sanitario queste ragazze e questi ragazzi. Sottolineo ragazzi e ragazze, per me io sono già bella che vecchia, però io penso ai nostri figli e ai nostri nipoti. E sappiate che nessuno, nessuno, si può sentire in dovere di credere che non potrà mai accadere perché l'identità di genere si vive. La differenza è se dare la possibilità a questi ragazzi e a queste ragazze di viverla liberamente o purtroppo di viverla in modo non libero o peggio ancora di rinunciare alla propria identità di genere per questioni che non, ha niente, non hanno niente a che vedere con la loro. Situazione, ma che sono dovuti soltanto a fattori contingenti, esterni. Vaglielo a spiegare a una ragazza di 18 anni, 19 anni che vuole fare il proprio percorso di affermazione e che gli dicono guarda, ti devi pagare lo psicologo, ti devi pagare la psichiatra, devi andare a Milano, a Firenze, a Roma per fare il tuo percorso psicologico e poi ti dovrai pagare la cura ormonale e poi ti dovrai pagare eh, il cambio anagrafico e poi ti dovrai pagare anche eh, l'intervento chirurgico. Cerchiamo di trovare un modo e spero, e spero e mi auguro e chiedo che chi sarà chiamato a governare questa regione faccia un lavoro genuino e certosino per quanto riguarda l'identità di genere delle persone. Grazie. Allora, eh, Renato mi chiede di spiegare un, in modo un po' più, più specifico la carriera alias. La carriera, la carriera alias? La carriera alias ovviamente eh, noi la riconduciamo in modo molto più specifico per quanto riguarda l'interno dell'attività scolastica. Ogni ragazzo e ogni ragazza che sente in sé presente l'identità di genere, ovvero una ragazza o un ragazzo che si sente transgender, che vive la propria identità, ovvero che non si riconosce nel sesso che gli è stato attribuito alla nascita, chiede e vorrebbe svolgere la propria attività scolastica col nome che lei o lui decide di avere. Quindi all'interno di tutto quanto quello che è l'attività scolastica, a parte ovviamente i documenti ufficiali, Ovviamente se non c'è rettifica anagrafica non ci potrà essere il documento ufficiale che prevede questa ah, cosa. Quindi una carriera alias all'interno solo della scuola? Io, io ho ipotizzato perché fermarsi alla scuola. Perché scuola, luogo di lavoro e non solo privato, cioè ogni azienda privata, perché non mettere nelle condizioni che Carla possa lavorare nella fabbrica o nell'ufficio con il nome di Carla? perché lei senza, sceglie di essere se, Carlo. Senza variazioni nell'anagrafe. Esatto, ma sarebbe ovviamente una cosa, una operazione, diciamo, una modalità all'interno dell'azienda. Sì. Ad esempio so che mh, Milano, e non so se in realtà tutta la Lombardia, però sicuramente Milano ha messo la possibilità di avere una carriera alias per gli abbonamenti degli autobus, dei treni, eccetera, eccetera. Anche questo ad esempio è un punto secondo me su cui bisognerebbe lavorare il diritto a al spostarsi all'interno del territorio in maniera libera e, mm, e sicura, so, comunque, ripeto, io stavo per prendermi una mula. Sì. E, poi se posso aggiungere un'altra cosa al discorso di Carla, eh, ad esempio qua a Sassari, non, quando abbiamo iniziato questi incontri di autoaiuto col MOS, ci siamo scontrati con una realtà in cui non c'erano psicologi o psicologhe adeguate per il percorso di affermazione di genere. È stato grazie al Mosche che siamo riusciti a portare dei, dei professionisti e delle, profession, delle professioniste, in realtà credo sono tutte donne, da Cagliari eh, un paio di volte al mese per poter permettere alle persone transgender di Sassari di svolgere il loro percorso gratuitamente e eh, in, in sicurezza. E su questa parte del percorso psicologico io sono molto agguerrita, mh, particolarmente perché WPAT, che è l'organizzazione che si occupa a livello mondiale dei percorsi di affermazione di genere, non riconosce più l'esigenza di una eh, diagnosi o di una certificazione psicologica, mentre qua in, in Italia e in Sardegna soprattutto è ancora molto forte. Il Careggio di Firenze, ad esempio, da un bel po' che l'ha tolta questa... Mm, que questo obbligo di mm, diagnosticare se c'è o se non c'è un'incongruenza un di genere infatti se non, se non erro il ministro Gasparri adesso sta andando a rompergli le scatole e, mm, e ancora, eh, al Careggi di Firenze eh, ci, sono gli esperti, eh, ci sono molti esperti che possono fare operazioni di vaginoplastica, esperti che hanno, eh, che hanno fatto un training, diversi training in Thailandia, che è il paese in cui queste operazioni vengono fatte più frequentemente con le tecniche più avanzate. Mi chiedo perché la regione Sardegna non può ad esempio chiamare qualcuno per fare del training chirurgico a, ai professionisti sanitari qua oppure chiedere di portare qualcuno dalla... Che venga qua a fare delle operazioni per esempio eh, secondo me non c'è interesse non c'è interesse anche perché eh, grazie per questo questo contributo per fare un esempio quando stavo cercando eh, un centro un cristo un povero disgraziato che potesse farmi la mastoplastica additiva anche disposta a pagare qua a sassari nessuno me la si è offerto perché tutti mi, mi dicevano che le operazioni di affermazione di genere sono completamente diverse bla 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 bla, bla ma una mastoplastica additiva <ride> una mastoplastica additiva è identica sia per persone cis che per persone trans perché alla fine anche i corpi di tutte le donne cis sono diversi quindi le operazioni non è che vengono fatte così um, se sdraiata tipo le protesi, ciao, è, è ovvio che bisogna fare una, una un, analizzare comunque il caso specifico che è di fronte il fatto che comunque si rifiutino anche a pagamento di eh, svolgere questo tipo di servizio sulle donne trans è segno di eh, rifiuto completo di riconoscere l'esigenza di una comunità all'interno del territorio sardo che è costretta poi ad andare in penisola o eh, eh, all'estero per fare delle operazioni che, sono, che dovrebbero essere per norma, per legge, garantite dallo Stato, perché anche l'operazione di mastoplastica additiva eh, dovrebbe essere garantita dallo Stato, infatti alcuni centri in Italia lo fanno. Eh, posso dire un'ultima cosa? <ride> eh, per quanto riguarda gli interventi, io parlo per esperienza personale di, di vaginoplastica, dimentichiamoci di poterlo fare nel territorio nazionale. Ovvero in tempi brevi, io sempre parlo di una donna di 54 anni che non può aspettare certo 10 anni per farsi un intervento di vaginoplastica, perché Perché Pisa ha chiuso, Torino ha chiuso, Trieste ha chiuso, eh, ma però in ogni caso con quale lista è d'attesa? Torino ha riaperto però grazie al Careggio, perché hanno mandato un medico. Eh sì, eh sì, sì. Ma perché non c'è interesse? Perché c'è una fondazione a Roma che si occupa di assistere i ragazzi e le ragazze transgender dall'inizio del proprio percorso alla fine, che trova difficoltà a, per, a, a trovare una struttura sanitaria a Roma per poter operare di vaginoplastica. Perché? Perché ovviamente c'è un'opposizione da parte di una, diciamo di, una, di, di, di una parte, scusate la ripetizione, di una parte molto forte che si trova a Roma, e non faccio nomi. Grazie. Grazie Carla, eh, grazie Minerva. Allora, mh, mi diceva Renato di sintetizzare per capire quali sono le proposte. Le proposte riguardano diverse cose: c'è il livello mh, sanitario, eh, c'è eh, il livello dell'istruzione e della formazione, eh, quindi. Sono discorsi che si devono fare eh, a scuola e si deve capire mh, come modificare il linguaggio perché questo sia inclusivo e riconosca tutte le persone. C'è la carriera alias, eh, che eh, all'Università di Sassari e Cagliari c'è, però Cagliari hanno appena cambiato il regolamento, quella di Sassari richiede ancora una certificazione. La certificazione, qual è il problema della certificazione? Che presuppone un binarismo di genere, presuppone che se una persona non si trova a suo agio uh, nel sesso assegnato alla nascita, significa che vuole diventare dell'altro sesso, ma non sempre è così. Una persona si può semplicemente non sentire a suo agio con quell'identità o que con quel ruolo che la società impone in base al sesso. Eh, anagrafico, cioè se io nasco maschio mi dovrò comportare in un certo modo e se nasco femmina in un altro eh, per non deludere aspettative eh, per eh, riconoscermi in qualcosa e questo che è alla base anche di tutti i discorsi sulla violenza di genere che se non si capisce questo è inutile che andiamo a fare informazione a scuola altro che, che gender eh, e si deve andare per qui Oltre questo, questo binarismo, non, non per forza ci si deve sentire uomo o donna, ci si può sentire semplicemente una persona e quindi decidere qual è il, il proprio nome. Questa cosa non deve appartenere solo all'università, alla scuola, ma può appartenere anche eh, agli eh, uffici pubblici, anche al posto di lavoro, in attesa poi che venga cambiata la legislazione nazionale e eh, che segua la strada aperta dalla, dalla magistratura eh, che già la Cassazione ha indicato, insomma che si può cambiare nome anche in assenza di, eh, di un'operazione, ma oggi lo si può fare solo in tribunale. Quindi quello che si chiede è certo è un misto tra legge nazionale e regione, eh, leggi regionali, eh, però è mh, con quale eh, prospettiva si va a governare, cioè se si andrà a riconoscere tutte le persone, quindi anche le persone trans, le persone non binarie, eh, se si riconoscerà il diritto ad ogni persona ad autodeterminarsi sul proprio corpo e nelle scelte di vita, che è uno slogan che il MOS porta avanti dagli anni 90. ripetere questa frase molto corretta che era uno sì. slogan hai detto sì sì lo diciamo dagli anni 90 è proprio diciamo il sotto pancia del mos il diritto all'autodeterminazione sul corpo e nelle scelte di vita cioè che ogni persona si deve autodeterminare eh, No, l'ho fatto a ripetere perché lo collegavamo anche alla terra sì no, l'ho ho, fatta ripetere perché è molto chiara insomma è, è come si può essere contraria a un'affermazione di questo genere che ognuno possa autodeterminare eh, le proprie scelte di vita, qualunque esse siano, e perché e riguardano comunque l'intimo, loro, st loro stessi, i, i, il privato di, di ciascuna personalità. È, è talmente ovvio, è, è difficile insomma, che, che si sia ancora in ritardo su, su questi temi forse perché per il disinteresse, forse perché si dice riguardano tante persone, numerose persone, ma non tantissime, eh, e quindi non sono un target elettorale o non sono comunque una, una lobby potente o non sono comunque un gruppo di, di pressione eh, particolarmente rilevante. Però il principio che ognuno debba autodeterminare se stesso, il proprio sesso, le proprie scelte di vita, i propri, i propri orientamenti sessuali, eh, lo ritengo sacrosanto e naturalmente è compito della politica, di, di chi governa, eh, affermare, fare di tutto, percorrere la strada per... per per affermare questi diritti. Eh, oggi parlavo con, con un sacerdote e eh, si diceva che su questi temi lo stesso cardinale Martini diceva che la Chiesa è indietro di almeno due secoli. La Chiesa è indietro di almeno due secoli, eh, eh, secondo il punto di vista di, una, appunto di un cardinale, di un cardinale particolarmente illuminato, particolarmente importante anche nella, nella storia recente della Chiesa. E' indietro la Chiesa, ma è indietro anche la, la società italiana eh, che, che si è adagiata senza, senza, senza volersi impegnare, senza voler affrontare questi temi. Ora io credo che nella complessità di una, di una regione ci siano tante cose, ci sono tantissime cose, eh, da una sanità che non funziona, trasporti che non funzionano, i, le politiche sociali, il contrasto alla povertà, eh, il, le politiche attive del lavoro, la possibilità di riconquistare alla, alla, al mondo del lavoro le persone che ne sono escluse, che, che, che oggi non hanno più gli strumenti necessari senza un periodo di riqualificazione professionale o di formazione, non hanno più la possibilità di tornare nel, nel, nel mondo del lavoro. Ci sono certamente tantissimi temi, ma anche questo è un tema. È in una sanità che non funziona, in una sanità che, in cui è cresciuta purtroppo la... Sono cresciuti enormemente i viaggi delle, della speranza in cui è cresciuta la necessità di prendere l'aereo oppure di, assistiamo quasi ogni giorno sui giornali eh, alle notizie dell'ennesimo bambino, bambina per il quale è stato fatto un viaggio verso la penisola con eh, l'ausilio di un mezzo dell'aeronautica militare. Quindi una Sardegna che ha rinunciato, sta rinunciando a, a, a mantenere la capacità di garantire il diritto alla salute eh, ai propri cittadini. Beh, in tutto questo non, non trovo differenza tra chi ha bisogno di andare fuori dalla Sardegna per un motivo e chi ha bisogno di and andare fuori dalla Sardegna per un altro motivo. Stiamo parlando dello stesso diritto alla salute. Ora, eh, dello stesso diritto, all quantomeno, all'assistenza medica, medica, chirurgica, per eh, affermare il, il diritto alla propria identità di genere o per, o per eh, superare. Una incongruenza eh, di genere rispetto al momento della nascita. Quindi, non trovo, non trovo difficoltà, eh, non trovo differenze, insomma, tra una necessità legata a, a delle prestazioni medico-sanitarie per dei disagi eh, o delle difficoltà di salute a cui siamo più abituati e che magari sono più numerosi, hanno un'epidemiologia, una fenomenologia molto più numerosa, ma casi che comunque esistono, che, che, che sono la vita di esseri umani, uomini, donne o, o queer, chiamiamoli così per, per semplificare. E si tratta di, di persone, di, di esseri umani che nascondono sofferenze, che nascondono disagi, che nascondono eh, difficoltà pesanti di vivere serenamente la, la propria vita. E la pubblica amministrazione, la regione in questo caso, che ha la responsabilità in, eh, primaria in materia di assistenza sanitaria, eh, ha, ha tutto il dovere di prendere in carico questi, questi bisogni. Di prenderli no, laicamente in carico questi bisogni, più, senza, senza, senza pregiudizi, senza giudizi, senza, senza eh, ideologie, senza fanatismi, senza divisioni pregiudiziali. C'è un bisogno di, di un essere umano che necessita di affermare un'identità di genere diversa da quella che gli è stata assegnata alla nascita. C'è una persona che ha bisogno di affermare se stesso per vivere serenamente. C'è una persona che soffre e che invece avrebbe tutto quanto talento, intelligenza, volontà, capacità eh, voglia di vivere, avrebbe tutto quanto per una vita serena e, ed essere un, un elemento vivo e vitale de, della società, perché eh, rinunciare a questo e soprattutto perché eh, condannare qualcuno a questa sofferenza o a questa ineluttabilità. Quindi non chiedetemi dettagli, ma certo... Eh, su, su cose che, che non conosco, ma spero che possano valere questi principi. Eh, se nel percorso di affermazione c'è bisogno di un percorso psicologico, eh, questo a parte che eh, gli psicologi dovrebbero essere in ogni scuola e non solamente in, in maniera episodica, dovrebbero essere in ogni scuola perché nelle scuole ci sono... Ci sono deviazioni legate al bullismo, all'alcolismo, all'uso di stupefacenti, ci sono situazioni familiari complicate, ci sono, possono essere anche, eh, ci sono come avete detto, eh, situazioni legate alla, alla difficoltà nell'identificarsi il genere che, maschile o femminile che, che, che è stato assegnato. Quindi, Certo che la, che la regione deve, deve garantire una, una, un aiuto psicologico e, e se c'è un percorso da fare e se c'è la volontà di fare un percorso e se c'è la rivendicazione di un giusto diritto a autodeterminarsi, eh, non c'è motivo per cui questo percorso possa essere fatto eh, a Palermo, a Napoli o a Roma o a Milano o in altre regioni d'Italia percorso invece negato in Sardegna e la cosa che tra, tra quelle che ho sentito che mi preoccupa di più riguarda non solo il percorso beh, beh, poi abbiamo parlato delle cure ormonali e eh, questa cosa che non si possono fare nemmeno a pagamento eh, perché insomma, il petto di un uomo è diverso da un petto di una donna, ma eh, eh, stiamo parlando di, di medici che certamente hanno tutti i mezzi per poter affrontare eh, la specificità di ogni, di ogni caso, come è, com è, com è stato ricordato. Eh, è così come la sanità pubblica... interviene in altri bisogni, in altre necessità, in, altri, in, in ottemperanza al diritto alla, alla salute, eh, non vedo per quale motivo non debba intervenire in, in questo caso. Eh, ma la cosa più, più strana, diciamo, è, che ho trovato nelle cose che ho sentito è questa, e cioè che l'intervento chirurgico poi a Carigi, non a Carigi o a Torino, eh, magari in qualche periodo si può fare in Italia, in altri periodi bisogna farlo lontano dall'Italia, debba essere fatto a spese proprie e eventualmente rimborsato dalla regione. Eh, altre regioni appunto rimborsano, qualcuno, Valle d'Aosta avete citato addirittura lo anticipano e quindi in maniera da rendere la cosa disponibile anche alle famiglie che, che proprio non hanno la possibilità di anticipare, ma la cosa più strana è che il diritto al rimborso, anche solo al rimborso, sia stabilito da una decisione della giunta regionale che deve prendere di volta in volta. Ma qui siamo uh, ai tribunali medioevali, ma insomma, cosa c'entrano 12 persone che non hanno mai visto una persona, eh, 12 eh, assessori regionali, una giunta regionale che dice vabbè tu sì e tu no e che ancora peggio magari mi viene da immaginare che la famiglia dell'interessato, l'interessato stesso, si cerchi un amico, un politico che avvicini la persona della giunta regionale e finalmente trova un accozzo nella giunta regionale che deve prendere una decisione di questo genere. Ma eh, voglio dire, è contro la dignità de, delle persone coinvolte, ma anche contro la dignità della giunta regionale che non può fare <ride> cose lì, di questo genere. Quindi un, un diritto c'è o non c'è, non è che sia una concessione di volta in volta della giunta regionale. Questa roba qui nasconde proprio un, una concezione sbagliata dello Stato, una concezione sbagliata della, della, della regione.

che purtroppo è esattamente come ho descritto. Cioè viviamo in contesti dove, se non hai un amico, queste cose effettivamente no, no, non le puoi fare. Quindi ci vuole un amico che raggiunga un politico. Ma No, no, è la base clientelare della nostra organizzazione. Generale, Mi scusi, eh? la deve dire altri, perché se io non la capisco si deve farsi capire. No, allora, in generale volevo dirle. No, eh, Ale, ci sono altre che, allora, in generale volevo dire che magari. Possa essere capito o meno, ma in generale ci troviamo tutti, nel nostro piccolo, a vivere contesti eh, di questo tipo che se hai tizio io non. Ne, anche nelle piccolissime cose. Io anche di mio potrei parlare di 15 anni fa, dove mi sono trovata anch'io per altre cose, andare fuori, al nord, perché in Sardegna non potevo essere curata e ho dovuto la mia famiglia ha dovuto an anticipare perché era una struttura privata ok e quindi non è cambiato tanto contesti loro situazioni situazioni umane che okay? siamo tutti umani tutti che siamo che appoggiamo un governo da quale tutti ci vogliamo essere tutelati a prescindere da chi siamo siamo esseri umani Qua e poi io ascolto con attenzione tutti mi fa rabbia eh, il signore, mi ricordo, sono molto ignorante in politica, però ho deciso, Carla lo sa, gli ho detto no, io a queste regionali, ma non mi cerchi più, no, nel senso sto collegando anche un po', però ho apprezzato tanto, le posso dire che ho apprezzato tanto ascoltarla, che però io. La speranza è l'ultima volta. Va adesso andiamo avanti no, perché... La speranza è già morta si è capito no, eh, no, 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 no. È l'ultima okay. In realtà non era una domanda ma era un, okay. un commento sulla, su quello che hai detto. quindi non sì, Insomma, da rispondere. mentre dicevo in questa cosa, che a volte per, per poter esercitare un diritto occorre avere una conoscenza e poi una conoscenza che conosce il tizio e via via un gradino sempre più alto, a volte ci vogliono tre gradini per arrivare in questo caso alla giunta regionale che deve decidere se una, un diritto può essere eh, rispettato o, o, o no. Sì, eh, è così, però oggi siamo qui. Eh, per parlare delle cose, provarle a identificarle, a isolarle e, e dire che le vogliamo cambiare, dire che vogliamo provvedere a cambiarle. Peraltro un, un tema così semplice no? eh, di una procedura clinica che debba essere eh, autorizzata preventivamente alla giunta regionale è un un angolino burocratico di qualche eh, persona del Medioevo che ha pensato che potesse essere giusto fare così. E quindi non è che ci voglia molto, ci vuole saperlo, me l'avete spiegato, avere un po' di, tenzio, di attenzione e avere la coscienza di farlo. No? Non ci vuole tantissimo. Eh, sì. per eh, chi ha disturbi alimentari, insomma, sta facendo tu, tutto il contrario di quello che dovrebbe fare. La regione come si potrebbe eh, muovere per andare contro questo, questa politica che discrimina proprio le minoranze? Io direi che facciamo una serie di domande perché se facciamo domande e risposte. Giusto. Diciamo, Giusto, diciamo, eh, allora, visto che deve andare via, ehm, do la parola a Paolo Giuliani che ci deve parlare di un altro argomento. Ma visto che. Eh, allora, scusate, anzi, vi ringrazio per avermi aspettato fino adesso. Ciao, come va? Non c'è male. Allora, io non lo so, mi sembra anche un po' di rompere le uova nel paniere nel parlare di questa cosa. Eh, nel senso che mi chiedevano anche prima ma cosa scriviamo, qual è la tua bio? Ogni volta vado in profonda crisi perché io faccio mille cose, quindi ho detto: vabbè, io oggi sono un attivista, e sono un attivista perché io vengo, provengo dal MOS. Eh, ho fatto 30 anni di militanza, sono uno dei soci fondatori. Eh, per cui, però, non sono qua per parlare di tematiche eh, queer. Mi piace l'argomento che usa Massimo, Ombrello, anche perché con gli occhocroni mi faccio ancora un po' fatica e ho bisogno che mi facciate delle ripetizioni. Ehm, però. Uh, io voglio parlare di autodeterminazione della persona a tutto tondo, voglio parlare di quel momento in cui noi non possiamo neanche più permetterci uh, di fare processi di transizione, non possiamo permetterci di autodeterminarci come persone, come coppia, affettivamente, ed è il momento in cui uh, usciamo dai processi produttivi. Cosa vuol dire questo? Quando smettiamo di lavorare, quando diventiamo vecchi, quando iniziamo a non essere più, a non avere più un ruolo in questa società. Perché non avere un ruolo in questa società, in una società globalizzata, scusate se uso questi termini, ma non me ne vengono altri in una società globalizzata dove tu non produci più, non hai più un ruolo, non hai più nessun tipo di valore. Il calderone in cui finiamo, perché non pensiate di essere esenti da questo, perché adesso noi ci sentiamo giovani, ci sentiamo eternamente giovani, ma arriva un momento in cui ci fanno rendere conto che non lo siamo più, perché non è che te ne rendi conto da solo, ti rendi conto che finisci in un processo istituzionalizzante, che vuol dire che c'è qualcuno che decide che si deve prendere cura di te, non è che ti dice eh, ma adesso... Come possiamo approcciare alla tua vecchiaia? No, è già stabilito come la nostra vecchiaia deve essere definita. Allora, siccome oggi è un, un giorno in cui si deve parlare di autodeterminazione, io voglio evitare il più possibile di utilizzare tecnicismi, ma spero davvero che ci sia occasione di spiegarvi quali sono tutti i processi che impediscono alla persona anziana, non al nonnino, eh, al vecchiettino, eh, tutti questi vezzeggiativi odiosi e insopportabili, perché stiamo parlando di persone, probabilmente la maggior parte non sono neanche nonni, visto che eh, le famiglie ormai si costituiscono sempre meno. Però il problema qual è? Il problema è che se tu magari sei riuscito ad autodeterminarti fino a un certo momento, arriva un momento in cui c'è qualcuno che decide per te. C'è una sanitarizzazione dei diritti, anzi dei diritti, dei bisogni, perché i diritti poi non vengono neanche presi in considerazione. C'è come dire una presa in carico talmente globale da parte dei servizi che dovrebbero prendersi cura di te che tu smetti di avere voce in capitolo. Allora, io è di questo che vorrei parlare, nel senso che va bene, io ho fatto la mia militanza per, per, per decenni all'interno del Mosio, poi inizio a lavorare anch'io, perché insomma non è che puoi fare sempre l'attivista. Eh, poi lo fai quando hai tempo, è per, per, per entrare in un mondo in cui vedi che cioè, manca l'ABC del diritto all'autodeterminazione. Cioè, stiamo parlando di persone che no, assolutamente lucide, consapevoli, che hanno la possibilità di autodeterminarsi, per cui viene deciso che terapia devono prendere, che non sanno neanche per quale motivo la devono prendere, perché magari decide il familiare di turno, decide il medico. Il medico di base non ha voglia di stare lì a darti spiegazioni. Insomma, eh, dobbiamo aggiornarci su questo. Se davvero vogliamo parlare di autodeterminazione, lo dobbiamo fare a 360 gradi, cercando di capire che l'autodeterminazione non è solo un processo che arriva fino a un certo punto della nostra vita, è un qualcosa che noi dobbiamo garantire fino alla morte. Lasciamo perdere il discorso dell'autodeterminazione sul fine vita, che anche quello è una cosa che mi sta molto a cuore, ma non finiremmo più di parlare. Quindi ho detto: Vabbè, pa, devi parlare di autodeterminazione e lancia lì la pietra dello scandalo dell'anziano così un bel pugno a faccia a tutti, che tanto sarete vecchi tutti, e poi ragioneremo su quali siano. Si spera, perché poi voglio dire, non faccio i nomi dei miei familiari che si trovano in questa situazione, ma ho un familiare molto stretto che è in attesa da un anno eh, per una visita per un'ernia inguinale. Allora, voi sapete che può essere una stupidaggine, ma in un anno l'ernia inguinale può diventare qualsiasi cosa. Quindi, probabilmente mio padre, cioè, <ride> non era mio padre. <ride> Insomma, ha dei grossissimi problemi, non riesce a muoversi e lui ha una rete familiare, ci sono persone che si possono occupare dei suoi bisogni. La maggior parte delle persone non sono nonnini con famiglia, carini, bellini, che quando lo, lo vedi gli fai il sorrisino, magari parli anche con la vocina così. No, sono persone che non hanno rete familiare, sono sole e che finiscono in un calderone che se gli va bene, prendono la giusta terapia ma non gli dicono manco buongiorno, se gli va male moriranno da soli, senza nessuno che si occupa realmente dei loro bisogni primari di, come dire, eh, di affermazione di sé. Perché affermarsi eh, io ritengo che sia una delle prime medicine per stare bene. E adesso vi devo abbandonare perché ho il pullman alle 8.10. Vi ringrazio per la pazienza e per questo, insomma, questa parentesi un po' particolare. Allora, io direi di procedere con tutti gli altri argomenti perché ho visto che già ci siamo dilungate molto. Eh, L'abbiamo fatto perché la questione dell'identità di genere è stata insomma, un po' massacrata durante la discussione uh, della, del disegno di legge ZAN uh, quindi se ne è parlato molto e a sproposito è male e, e, e oggi ci sono tante persone insomma che vivono in maniera mm, eh, eh, negativa questa situazione quando mm, non, non dovrebbe essere così problematico ma anche perché ci permette di parlare del eh, Binarismo di genere dei eh, ruoli, che è alla base del modo in cui noi percepiamo la società e che quindi coinvolge anche. Eh, le coppie omogenitoriali, no? c'era stato tutto il discorso di genitore 1, genitore 2, ma eh, come fanno due padri ad essere genitori? Eh, e che riguarda un po' le amministrazioni a tutti eh, i livelli. Eh, ovviamente non ci aspettiamo che dal governo arrivino leggi in questo periodo, quindi insomma, bisogna cercare di rattoppare da un punto di vista della regione, ma questa logica del ruolo e dell'identità eh, rientra un po' dappertutto vi faccio un esempio, noi abbiamo anche uno sportello migranti, eh, ci occupiamo di migranti per uh, mh, SOGI, cioè per identità uh, di genere o orientamento sessuale e, e molto spesso ci capita, l'abbiamo denunciato anche sui giornali che nella commissione uh, regionale gli viene detto uh, no, gli, gli danno negativo perché non sembra gay non sembra gay, quindi con una visione uh, ruolizzata dove uh, c'è il maschio che deve essere insomma, brutto e cattivo e, e anche un po' violento, la donna che deve essere un po' sottomessa, carina e tutta, uh, tutta messa bene, e poi c'è l'altra categoria, i frosci, che hanno una loro fisionomia specifica, che quindi se tu non hai quella uh, non ti viene riconosciuto e quindi uh, non hai diritto... Uh, eh, al, a stare in Sardegna, perché in questo momento stavo parlando di, eh, di migranti. Eh, però questo è uno degli aspetti, perché eh, sui migranti insomma, il problema è molto più grave. Eh, da poco mi dicevano che mh, dopo la pandemia c'è stata una esasperazione eh, di tutti eh, gli aspetti che riguardano le, la migrazione. Eh, io parto da mh, quello che riguarda le persone eh, queer migranti eh, che eh, si sono trovate un po' perse dopo la pandemia, dopo la chiusura dei centri, dopo eh, la chiusura degli SPRAR, insomma. Questo dare addosso al migrante, questo sport che eh, si pratica ultimamente eh, nel governo, eh, che non è solo linguistico, che già crea odio e crea eh, separazione, ma è anche pratico. E eh, questo che cosa crea? Crea criminalità, se questo noi non lo capiamo, perché non è semplicemente perché eh, siamo brave e bravi, cioè molti di, lo, molti di noi eh, mh, sono favorevoli all'immigrazione. All eh, eccetera perché è giusto come eh, noi abbiamo viaggiato che chiunque viaggi. Uh, però anche chi non è d'accordo, ma lo deve guardare da un punto di vista piuttosto uh, pratico. Se una persona è qua uh, e gli vengono tolti i documenti, e gli viene tolto un posto dove stare, uh, e uh, non ha neanche da mangiare, che cosa volete che faccia? Uno deve sopravvivere. Uh, per cui ci sono Uh, c'è cioè la microcriminalità e il centro storico di Sassari ne è un esempio uh, no, che è diventato alla fine uh, ingestibile, ci sono risse, sparatorie, cioè, uh, capita un po' di tutto. <coughs> eh, ma mh, da un punto di vista dei migranti gay, ad esempio, c'è un aspetto uh, che molti si sono trovati... Eh, obbligati dalla comunità che fa la pressione perché, ovviamente, se uno si trova in strada si rivolge alla propria comunità di appartenenza che fa pressioni perché, eh, perché si sposino, perché arrivati a una certa età, a eh, certa età per loro sono 23-24 anni: perché si sposino e abbiano anche dei figli. Quindi, se non li fanno sposare per procura con, eh, eh, con una ragazza in Nigeria o in, eh, o in altri paesi, eh, si sposano qua e hanno anche dei figli e questo poi diventa problematico anche in tribunale perché ah ti sei sposato, hai avuto un figlio e quindi non sei gay e quindi il permesso di soggiorno non te lo do. Ecco, adesso ho fatto semplicemente un esempio, ma in realtà la problematica... No, non hanno maggiore diritto, è solo U, uh, la persecuzione delle persone omosessuali e cioè si eh, sì, potevano prima. Potevano prima semplicemente provenendo da uno Stato dove l'omosessualità è illegale, eh, oggi no perché è cambiato non solo in Italia ma in Europa e quindi l'atteggiamento prevalente non è non ti viene riconosciuto il diritto semplicemente perché c'è una persecuzione nel tuo paese ma solo se eh, in precedenza sei stato arrestato o comunque sei stato scoperto e quindi c'è un reale rischio per la tua vita in caso di ritorno e che quindi eh, se questo non è avvenuto tu c'è scritto nei documenti, puoi tornare a casa e dissimulare, c'è proprio questa parola, dissimulare, cioè far finta di essere etero, torni a casa, ti vivi una vita di merda uh, e se poi cerchi di essere quello che sei, magari ti ammazzano, ma non importa perché noi siamo l'Europa <coughs> e l'Europa uh, i muri ce li ha uh, belli alti. E io vorrei chiedere anche se mh, vuole uh, Rita aggiungere qualcosa rispetto al... Politiche sull'immigrazione, sull perché adesso voglio dire sono abbastanza, uh, dopo la pandemia, che ha visto una diminuzione degli, degli sbarchi e degli arrivi in Sardegna, come nel resto d'Italia, uh, nell'ultimo anno uh, è ripresa la, la migrazione, per cui il problema oggi si ripropone. Ma non abbiamo nemmeno gli strumenti che avevamo prima della pandemia. Io rispondo con una semplice domanda, rappresento Emergency che in questo momento ha due ambulatori a Sassari, eh, uno per italiani e uno per migranti, ma anche italiani in stato di bisogno. Quello che porto è, sono i dati, sono 30.000 30 prestazioni, 5.000 pazienti visti. È un, un grande lavoro eh, ed è un po' anche un controsenso che un'associazione eh, debba arrivare in Sardegna per poter eh, lavorare ogni giorno, per poter abbattere le liste d'attesa, per poter prendere un appuntamento, per poter eh, cercare di ehm, aiutare degli anziani che non riescono a prenotare una visita, ma anche tanti migranti che eh, non riescono a capire. Eh, come stare in un centro perché nel, il centro non è abbastanza organizzato o comunque non gli vengono date le informazioni giuste. Quindi ci occupiamo anche di educazione sanitaria, di educazione ai diritti anche nei centri di accoglienza. E poi un'ultima cosa, un cosa molto importante di cui non abbiamo parlato è l'emergenza abitativa, cioè per me le persone che mh, ci chiamano la sera e non hanno un posto dove andare perché a Sassari abbiamo 20 posti letto a disposizione e mi dispiace che oggi non ci sia la Caritas e i Guardian Angels che ne se ne occupano è una cosa assolutamente inaccettabile. Cioè, con questo freddo, pensare che delle persone debbano dormire per strada o comunque non abbiano un, un minimo di aiuto, secondo me dovrebbe essere uno dei, dei punti principali in, nella svolta di questa politica, eh, nella svolta di voler aiutare l'altro. Quindi queste sono le domande. Quindi che cosa vogliamo fare sulla riforma sanitaria? Una, che cosa vogliamo fare sulla carenza di medici, sulle le, 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 le file interminabili nel pronto soccorso, che cosa vogliamo fare per l'inclusione, per i nostri migranti, perché comunque il, il fenomeno migratorio non finirà, queste persone vanno accolte, vanno aiutate. Tra l'altro eh, queste persone sono state anche delle persone fantastiche nelle assunzioni e, e nell'aiutare la, la nostra regione anche in tutta la parte turistica, perché quest'anno sono stati assunti tantissimi migranti perché nessun italiano voleva andare a lavare i piatti nel, negli agriturismo, nei ristoranti o, ne, o non voleva andare a fare le pulizie, quindi sono state un'enorme risorsa per noi e quindi mi sembra giusto che loro ci stanno dando tanto ma noi forse a loro stiamo dando veramente poco. Grazie. Scusi, posso chiedere come lavora Emergency qui a Sassari e cioè se Se è dentro un sistema di convenzioni col sistema sanitario regionale o se invece è totalmente gratuito e totalmente volontariato. Allora, noi in questo momento a Sassari abbiamo due ambulatori, come vi dicevo. Uno aperto nel 2012, abbiamo un protocollo d'intesa con l'ASL e siamo all'interno del locale dell'ASL. Il personale è tutto volontario e gli stipendiati, cioè il mediatore culturale e l'infermiere che lavora con Emergency, sono stipendiati d'emergency. Sapete benissimo che Emergency vive di donazioni. Santa Maria di Pisa, abbiamo dei locali donati dalla dottoressa Tanda, da un privato quindi che ci dona i locali, è una piccola convenzione che è il comune che ci dona 2.000 euro all'anno per pagare le utenze, tutto il resto volontario. Questa è un po' la situazione che vivono tutte le associazioni, eh, che comunque devono provvedere ai servizi e ai progetti col volontariato. E lo facciamo perché la situazione è questa: le persone non possono rimanere per strada. E poi aggiungo solo una piccola cosa sul, uh, sulle persone migranti: uh, che. Uh, <coughs> Io non riesco a capire anche chi è eh, contrario, ma uh, voglio dire perché dice che è una spesa. Ma è una spesa molto più alta uh, tenerli nei CPR o in galera, perché il costo uh, diurno, cioè il costo giornaliero della, della, della prigione. È molto, ma molto, ma molto superiore, stiamo parlando di molti zeri in più di quanto costa alla, tutto il sistema dell'accoglienza, quanto pagano per, per i migranti. Quindi, uh, non è meglio avere, mh, spendere meno, far stare meglio le persone, cercare di uh, includere all'interno per evitare poi che ci siano uh, violenze, scontri, che ci siano discriminazioni, che ci sia uh, quella microcriminalità che serve per, uh, per vivere. Ecco, questo un approccio un po' più pragmatico, meno ideologico e che entri nel merito della realtà che viviamo nella quotidianità. Ok. Allora, avevamo eh, poi un altro intervento, c'è Silvia Pilia, che è presidente della cooperativa, la dottoressa Silvia Pilia, che è presidente della cooperativa Pizzinos, giusto? Tengo a dire che il familiare di Paolo ha operato di ernia, da operare non sono io. Eh. Ci tenevo molto. Eh, perché ho fatto un'operazione, Renato, a dicembre. Non di ernia, però. Se eh. no, sono solo lenta, però sto bene. Allora, io con grande piacere ho accolto l'invito del MOSS per portare quella che è l'esperienza della cooperativa Pizzinos di cui sono presidente. Cooperativa Pizzinos nasce a Sassari nel 2007 eh, dal desiderio e dalla diciamo, mh, riflessione eh, mia ma di altre due eh, compagne di cammino rispetto a un fenomeno che abbiamo iniziato ad osservare eh, nell'ambito del territorio del terzo settore a partire dal 2004. Quindi ci troviamo con un governo regionale che, eh, nella persona dell'assessore Nerina Dirindin, De dottoressa Nerina Dirindin, inizia a mettere le mani in una riorganizzazione della gestione, dell'erogazione dei servizi di assistenza e comunque dei fondi legati al, eh, ai servizi di assistenza territoriale che eh, determinano una trasformazione radicale in Sardegna. Mm? nel senso che abbiamo parlato di autodeterminazione. Poco fa qualcuno ha detto l'importanza di tarare una politica che sia funzionale al territorio specifico. Ecco, bellissimo, ci troviamo davanti per la prima volta a tutta una modalità progettuale legata ai servizi che funzionava per la prima volta, realmente mh, eh, in maniera interconnessa a quella che era la realtà specifica del nostro territorio. Perché, signore e signori, la notizia è che il territorio sardo è un territorio altro, che ha dinamiche altre. In maniera trasversale, ancor più molto, questo è l'ambito che, eh, che conosco io, contestualmente al terzo settore, perché in Sardegna, differentemente dall'Italia, ancora persiste una modalità di gestione eh, delle necessità eh, sociosanitarie, che, che un nucleo familiare può, mani può manifestare, mh, strettamente legate alla casa, alla domus, alla famiglia, nel senso che abbiamo ancora quella modalità familistica allargata che in altre parti d'Italia non esiste più. Nello specifico cosa sto dicendo? Che in Sardegna ancora oggi, nel 2024, è proprio una cultura quella di gestire eh, la malattia dell'anziano, la difficoltà di un figlio o un parente disabile, eh, necessità legate a questo tipo di servizi sociosanitari, gestirle all'interno del domicilio, all'interno della famiglia e non eh, eh, unicamente in struttura, come invece succede in altri paesi, eh, in altre regioni d'Italia e in altri paesi d'Europa. Non c'è giudizio di valore, l'importante è il benessere della persona, quindi che sia struttura o che sia interno alla famiglia, l'importante è il benessere della persona, ma la persona non è solo la persona malata, è anche le persone che compongono la famiglia, nel senso che gestire, articolare, supportare una persona in difficoltà all'interno di un nucleo non deve diventare una cosiddetta croce. Quindi è lì che si, che si interviene, che dovrebbero intervenire quelle che sono le politiche sociali di supporto. Ecco in Sardegna nel 2004, in realtà all'inizio del 2005, parte una trasformazione e inizia una tempesta di microfinanziamenti territoriali che iniziano a favorire che cosa? La possibilità del malato e della propria famiglia del malato, e della persona in necessità e del proprio nucleo familiare di gestire dei danari virtuali funzionali all'attivazione di servizi. Io, eh, è brutto da dire, ma questa attivazione di servizi che migliorano la qualità della vita della persona in difficoltà, hanno migliorato di tanto anche il territorio economico della Sardegna, in particolare del Nord Sardegna dove io ho, sono 25 anni che lavoro. Eh, prima all'interno delle più grosse cooperative del Nord Sardegna per le quali ho lavorato nell'ambito della gestione dei servizi alla persona e poi appunto nel 2007 esordendo come presidente di questa cooperativa. Perché abbiamo deciso di farlo? Perché c'era veramente uno spiraglio nell'ambito dei servizi privati, quindi fuori dai bandi, fuori dai partiti politici, fuori dalla, dal clientelismo. Così, bam, operatrici allo sbarallo, abbiamo pensato di fare una cooperativa che avesse questo doppio scopo, cioè favorire l'informazione dell'utenza rispetto a questa trasformazione, quindi a questa possibilità di beneficio e eh, attivare dei percorsi di inserimento lavorativo protetti. Pizzino nasce e si articola come una cooperativa di inserimento lavorativo protetto per soggetti che sono donne, eh, donne che hanno terminato percorsi di tossicodipendenza, donne che hanno terminato percorsi all'interno dei centri di salute mentale. Ehm, donne a basso reddito e in particolare sempre grazie a questa nuova modalità di pensare al terzo settore e anche alla piccola e media impresa questo ci tengo tanto e anche alla specificità dei soggetti che lavorano in Sardegna non, quindi con dei finanziamenti che fossero e delle linee di, di formazione che fossero funzionali alla realtà nel senso la Sardegna ha iniziato a vedere corsi di formazione professionale per operatori sociosanitari piuttosto che per estetiste piuttosto che per cameraman, che non era proprio, diciamo, mh, la figura essenziale nell'ambito della nostra economia interna. Quindi, mh, accogliendo questo, è stato possibile formare dal 2007 al 2014 146 donne con una provenienza scolastica medio-bassa, quindi con, una licenza media, eh, con un minimo di licenza media, formarle come operatori sociosanitari qualificati, quindi reinserirle nel mercato del lavoro e quindi nella dignità, in un discorso di dignità dell'esistenza con una qualifica operativa, quindi dando un ruolo, oltre che un posto di lavoro, uno stipendio e quindi una indipendenza e quindi la possibilità di autodeterminarsi. Abbiamo iniziato a lavorare... No gli enti di formazione li finanziava la regione, noi eravamo beneficiari. No, attraverso le, i, i corsi di formazione che la regione ci proponeva, noi abbiamo formato queste persone, okay, che non era scontato, tipo, i corsi erano bloccati da dieci anni, chi lavora nel sociale, insomma questo lo sa che era uno scandalo. Comunque, ehm, abbiamo iniziato a lavorare, nel 2007 eravamo 11, nel 2006 eravamo 54. Questo per dimostrare che il nostro territorio produceva una necessità di operatori reale. 54 persone, di queste 54, 46 contratto a tempo indeterminato, gli altri erano collaboratori in base alle loro specifiche professionalità e si creava una rete. E si è creata una rete con i servizi sociali del nostro comune, in contatto diretto con la regione. Insomma, una figata. Okay? Su questa onda meravigliosa, veniamo, quindi eravamo operatori. Mh, tutti molto conosciuti nell'ambito del territorio, quindi anche molto in contatto con le associazioni di categoria, cioè c'era proprio una circolazione benefica. In base a questo veniamo contattate nel 2009, veniamo contattate da, un, da delle associazioni che si occupano di salute mentale. Già io, come si può facilmente capire, appartenevo al mondo della salute mentale da, fin da ragazza, nel senso che ho fatto moltissimo volontariato, la cosa che mi interessa, insomma, era il mio trick, e, quindi tramite le associazioni veniamo coinvolte in questo eh, discorso, perché non era un progetto, non era un programma, era un discorso che coinvolgeva i familiari di alcuni sofferenti mentali residenti dai, da oltre 25 anni nelle comunità protette di Sassari, Rizzedu, mi sto riferendo a Rizzedu, l'ospedale psichiatrico trasformato fintamente in comunità residenziali, quindi eh, familiari di questi ospiti che decidono di... Fare una pazzia, cioè quella di provare a fare assassari. Un, un percorso di abitare assistito che cos'è l'abitare assistito? è una cosa che eh, viene sancita dalla legge Basaglia nel 1974 hm? quindi stiamo parlando dal 74 al 2009 che è perfettamente declinata in moltissimi ambiti del territorio della penisola, come dice Minerva eh, dove praticamente sofferenti mentali si coagulano, decidono di prendere una casa in affitto, la prendono decidono di affidarsi a dei servizi privati per essere assistiti, riconosciuti Conoscendo comunque le loro necessità e in partenariato al centro di salute mentale del territorio attivano un percorso di cittadinanza attiva, smettendo di essere sulle spalle dei contribuenti, smettendo di essere stogliendosi panni finti di persone malate fuori dai circuiti e ritornando ad essere al centro della vita cittadina e sociale come protagonisti, come ognuno di noi. Ok, questa cosa viene fatta, non è che l'abbiamo inventata noi, cioè si fa. Noi abbiamo avuto l'idea di farla a Sassari, dove c'era stato un precedente tentativo fallito di affidare a delle donne soffrenti mentali un appartamento vicino ai giardini. Appartamento dove si vendevano varie cose, sostanze di varissimi generi, eh, dove dormivano mh, personaggi di mille, eh, di, 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 di mille, di, di mille mondi. E dove per fortuna non è mai successo niente, ma per veramente la, gran, la buona creanza e la gentilezza dei vicini che esercitavano un po' questa attività di vigilanza e mediazione. Infatti, dopo meno di otto mesi, questa cosa si è chiusa. Okay? Quindi, noi riproponiamo questa cosa, la riproponiamo come gruppo, non come cooperativa che fa un servizio, non come centro di salute mentale che apre uno, uno stabilimento. No, piano piano cinque persone, in particolare cinque uomini. Eh, dai 60 ai 71 anni con, tutti avevano 30 anni di vita all'interno della struttura manicomiale 30 anni dentro il manicomio okay? decidono di prendere una casa in affitto la prendono e ciascuno di loro stipula con la mia cooperativa un contratto di assistenza domiciliare funzionale alla eh, stimolazione della riattivazione delle dinamiche sociali, tradotto laviamo il pavimento, stendiamo la roba, attacchiamo la lavatrice ok in affiancamento al centro di salute mentale che settimanalmente manda, un così come la legge prevede, un infermiere in casa perché controlli che la terapia farmacologica il sofferente mentale la stia assumendo, che tutto sia in regola. Mh? Tutto questo gestito e coordinato da, eh, eh, dagli avvocati, i giudici che avevano in cura, in tutela le persone in discussione. Il primo progetto della Casa di Uomini è, eh, dopo tre mesi apriamo una Casa delle Donne. Ok? Appartamenti bellissimi, ognuno una stanza, in 5-3 bagni, balconi, cosa sapiante, bellissimo. Una risposta di servizi territoriali pazzesca, c'è Casa Serena che ci ha ospitato, ha ospitato molte delle ragazze che facevano parte della Casa delle Donne nel coro, dietologi che si sono offerti di aiutare le persone a superare il problema del sovrappeso, che spesso caratterizza chi prende un certo tipo di terapia farmacologica, corsi di inglese, corsi di salsa e merengue in due anni, bellissimo. A un certo punto però cosa succede? Mm, quindi tutto questo come? Le persone escono dall'ospedale, smettono quindi di essere un peso per il sanitario nazionale, vanno nelle case beneficiando della pensione che per diritto hanno, in accordo con altri finanziamenti che supportano la pensione. Quindi la legge 162, la legge 20, eh, beneficiando quindi anche delle ipotetiche borse lavoro. Cioè, una proprio così, ok. Dentro, quindi pagando l'affitto, pagando la luce, pagando l'acqua, pagando le tasse, la tassa mondezza, esistendo come cittadini ed esercitando nel loro tempo e nel loro modo, con la loro eh, delicatezza assoluta, il loro diritto di essere dei, delle persone sassaresi nel territorio sassarese e così via, no? andando a teatro, al cinema. Okay. Cosa succede? Che mh, nel 2009 cambia l'orientamento politico, cambia la gestione politica della regione, e la prima cosa che viene fatta, vengono tagliati questi finanziamenti, che si chiamavano budget di salute, ripeto, denari virtuali, di cui nessuno si poteva impossessare, ok? Con l'imbroglio, no, solamente servizi puoi comprare, okay? Quindi erano sempre le amministrazioni a gestire il flusso di questi denari, nella maniera più trasparente possibile, vengono tagliati all'improvviso, in più cosa succede? A Sassari, eh, quello che era allora il referente delle politiche psichiatriche, eh, decide di fare un'indagine, hm? nel senso uno dei sofferenti mentali, durante la sua permanenza in casa sua, fa un atto di autolesivo e viene portato all'ospedale. Hm? A seguito di questo viene fatta partire un'inchiesta e veniamo tutti, io presidente della cooperativa, i 15 operatori coinvolti nel lavoro, qualificati, gli psichiatri che affiancavano il progetto, le assistenti sociali coinvolte, veniamo tutti denunciati. Cioè a me mi è arrivato l'avviso di garanzia, in, mi hanno portato i carabinieri, carabinieri. Io pago il biglietto sul tram per il trip che ho io, delle multe, capito di essere fuori dalla legge? Okay. l'avviso la, la, di garanzia. In die, siamo stati tutti quanti denunciati e abbiamo fatto dieci anni, dieci anni di processo penale. Abbiamo vinto l'anno scorso, siamo stati tutti assolti perché il fatto non sussiste dopo dieci anni di, servizio, di, dopo dieci anni di mh, eh, processo penale. Il primo luglio del 2010, senza preavviso alcuno, a noi veniva recapitato l'avviso di garanzia. Nelle case di via Savoia e di via Nizza arrivavano alle sei del mattino carabinieri, ambulanze, macchine di operatori che caricavano i sofferenti mentali. In, con le buste della mondezza, con le condominiali, con dentro i vestiti, e li riportavano all'interno delle strutture, dichiarando che il nostro tentativo era quello di fare una residenza non autorizzata, cosa che poi chiaramente nel processo è venuto fuori questo. Questo che cosa ha determinato? Uno, uno sconforto allucinante nei sofferenti mentali, che quello che hanno imparato era che non è vero che io sono all'altezza di... E già questa è la sconfitta di tutti, questa è la sconfitta di tutti. Due, una sconfitta allucinante dei familiari che hanno smesso completamente di credere in qualsiasi tipo di percorso di riabilitazione. Okay? Di nuovo determinando distanze, perché comunque la sofferenza mentale è un stigma grande. Ha determinato la chiusura e il fallimento della cooperativa, perché tutto questo è viaggiato attraverso i giornali. Il nome della cooperativa è arrivato fino alle televisioni nazionali con l'indicazione del presunto coinvolgimento per queste strutture abusive, mentre al contrario, dopo dieci anni, nessuno ha detto alla televisione che siamo stati tutti assolti perché il fatto non sussiste. Che cosa rimane? Rimane una povertà, rimane una povertà assoluta per queste persone. Rimane la sconfitta della società civile proprio perché dove, dove le persone non possono esercitare questo diritto di cittadinanza, cioè di esistenza in quanto tali, tutti abbiamo perso. Ok? E che cosa rimane? Rimane un orizzonte piattissimo perché tutto quello che era stato creato dal 2004 al 2009 in termini di stimolazione dell'imprenditoria, di creazione di servizi, di messa in rete delle risorse che ci sono, perché in questo senso non siamo poveri. È sotto la cenere, ma non siamo poveri, bisogna fare una rete. Tutto questo è completamente naufragato. Eh, desideravo dire questo perché nessuno ne ha parlato. Desideravo proprio portare questo perché nessuno ne ha parlato, e desideravo mh, dire questo perché comunque sofferenti mentali è una voce che non si sente mai. Però Sassari ha una percentuale di sofferenti mentali altissima. La provincia di Sassari è, una, è ha una percentuale altissima in una fascia, tra l'altro. Tra i 17 e i 26 anni siamo i primi in Italia, i primi in Italia. Ok, quindi mh, credo che sia cioè, era importante portare alla vostra attenzione questo. Grazie Silvia. Posso dire che noi da tempo collaboriamo col Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, cioè la psichiatria del territorio. E ci rendiamo conto che non hanno. Eh, personale, non riescono più a seguire nessuno i CSM, eh, ti danno appuntamenti dopo tanto tempo. E se prima avevano un quarto d'ora per, eh, per seguirti, ora hanno pochi minuti. Insomma, quindi eh, il servizio del supporto psichiatrico non esiste. Ora, siccome abbiamo sforato nei tempi, eh, c'era un uh, intervento di Alessandro Mongili. Gli chiedo di essere anche breve: rispetto alla. Uh, proposta di una legge antidiscriminatoria in Sardegna, in attesa di quella nazionale ovviamente. Grazie, grazie a tutti, eh, grazie a chi è intervenuto perché ci sono stati interventi molto toccanti e importanti, soprattutto diciamo le esperienze che fanno i trans nel negoziare la loro identità in situazioni, le persone trans scusami. Eh, a negoziare la loro identità in, nella, nella società in cui viviamo è di insegnamento per tutti, cioè ci spiega molto della nostra società. Ehm, tu mi dici di, di, di parlare della legge antidiscriminazione, io volevo dire anche un'altra cosa sui giovani e sulla persistenza della mentalità tradizionale fra i giovani: non è vero, dalle ricerche che fanno i miei colleghi sociologi, io sono anche un sociologo nel mio dipartimento è venuto fuori proprio come, ehm, al di là del discorso pubblico e della conoscenza che si ha del, eh, dei temi, che è sicuramente è maggiore di quando noi eravamo ragazzi, in ogni caso, in ogni caso persiste una mentalità molto, molto antiquata, diciamo così, rispetto ai ruoli di genere, la visione dell'omosessualità, e di altre pratiche come devianti questo persiste ancora e può essere registrato i colleghi che analizzano per esempio le chat su whatsapp hanno dei riscontri molto, molto come dire, inquietanti che forse spiegano casi come quello del libro del generale eccetera però volevo dire cosa può fare la politica secondo me la politica può flettere diciamo tutte eh, le norme che deve assolutamente sono un po' stanco a questo punto della serata per cui verso l'inclusione piuttosto che verso l'esclusione questo è già importante però anche in italia ci sono regioni che hanno diciamo ehm, sviluppato delle leggi quadro contro la discriminazione penso soprattutto alla regione Emilia Romagna ha una sua legge all'interno della quale tutte le misure di cui si è parlato oggi no, rientrano e sono in qualche misura ehm, eh, strutturate, no? cioè all'interno di, 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 di una legge, di una serie di norme. Questo secondo me può essere un obiettivo della politica anche in Sardegna, quella di formulare una legge antidiscriminazione in cui diciamo, siano presenti... Ehm, Tutte le misure, quelle della formazione, quelle dell'assistenza, quello dell'intreccio fra questi temi è il sociosanitario, è, è l'assistenza la, psichica, eccetera. Cioè c'è bisogno di, di un intervento normativo importante. Poi eh, volevo dire un'altra cosa. cioè ehm, non voglio tirar fuori, viene tirato fuori troppo l'esperienza di Michela Murgia, non è il caso, io non mi voglio assolutamente essere fra... però in quel momento noi avevamo pensato ehm, di, tirar fuori, di proporre delle modifiche dello, dello, anche dello statuto in cui eh, si diano alla regione delle possibilità di adattare il diritto di famiglia e eh, comunque la paletta dei diritti. Eh, in modo eh, da includere anche eh, i, diciamo, i diritti che riguardano i queer. Scusate, sono un po' stanco al termine della serata e non ho più voce. Eh, ecco, questo è quello che volevo dire. Grazie. Grazie Alessandro. Eh, se ci sono domande velocissime... E poi io darei la parola a Renato. C'erano domande... Ok, allora abbiamo messo tanti argomenti insieme, ma in realtà sono anche riassumibili. Sì. Eh, no. okay. ma inizio con la... Eh, con le prime due eh, vere domande, gli altri sono stati più del, degli interventi interessantissimi e, e molto utili credo per, per tutti noi. La prima è la signora ha detto ma insomma sia a livello nazionale che a livello regionale appare sempre più chiaro che eh, si continuano a tagliare i costi legati alle, ai servizi e alle fasce più deboli, i servizi sociali, i servizi, i servizi sanitari, i servizi primari per le fasce più deboli. In questa ottica di, eh, a livello nazionale di risanamento del, del deficit pubblico e a livello regionale eh, per altri, per altri motivi si finisce che effettivamente i soldi eh, non arrivano più come in altri momenti alla, alle politiche sociali, alle politiche di contrasto alla povertà, eh, politiche attive del lavoro, insomma, i, la salute, le fasce più deboli. Eh, due motivi li posso dire. Eh, uno, in questo momento ci sono nelle casse della regione circa 3 miliardi di euro non spesi, che vuol dire che non è che manchino i soldi, semplicemente manca la capacità di spendere, non c'è più un'amministrazione regionale efficiente o meglio c'è cioè una politica che ha impoverito il livello della pubblica amministrazione, ha lotizzato qualunque posto di dirigente, di direttore generale, ha lotizzato qualunque incarico particolare di una qualche importanza e è rimasta indietro con l'attività di trasformazione digitale, semplificazione sburocratizzazione a modernamento della pubblica amministrazione, per cui oggi la regione non ce la fa proprio a, eh, ogni giorno a portare avanti il suo carico di lavoro. Non portare avanti il suo carico di lavoro significa non spendere i soldi, lasciare i soldi nella tesoreria, in questo momento ci sono circa 3 miliardi di euro, e non, eh, e non eh, spendere per gli investimenti o per le, le spese correnti. Che riguardano i servizi che lei ha appena elencato, appena ricordato. Quindi, prima, primo motivo per incapacità. Il secondo motivo, per un tema che abbiamo già trattato quando parlavamo ehm, del, proce del processo, del percorso di affermazione della propria identità di genere, e cioè il. il bisogno delle conoscenze, il bisogno delle, eh, il bisogno di, la, la volontà insomma, del clientelismo piuttosto che, e della decisione caso per caso piuttosto che del rispetto dei diritti. Le faccio un esempio, in questo ultimo anno appena, appena trascorso, le faccio due esempi che conosco. Insomma che sembra che non c'entrino nulla con quello di cui parliamo, ma in realtà le permettono di chiarire la modalità di funzionamento in questi ultimi cinque anni. Eh, ad esempio, la, la Regione finanzia il mondo dello spettacolo dal vivo, il teatro, i barbarici ridicoli e, le, e tante compagnie teatrali, di danza, eh, musicali della Regione Saldegna. In questo... Della, nella volontà di promuovere la cultura, di promuovere eh, la diffusione della cultura, anche il, il lavoro nel mondo della cultura. Lo dovrebbe fare attraverso una legge, che è una legge del 2006. Eh, questa legge fissa dei criteri e cerca di stabilire in che modo questi soldi effettivamente, in maniera diciamo, trasparente, eh, debbano essere spesi. Attraverso questa legge la Regione ha speso circa 8 milioni di euro in un anno e ne ha speso 24 milioni invece con il collegato alla finanziaria e quindi con finanziamenti ad personam, che vuol dire conoscere un consigliere regionale che ha fatto arrivare alla Proloco tal dei tali o alla compagnia tal dei tali o allo spettacolo tal dei tali una cifra ad hoc. Quindi fuori da qualunque norma, fuori da qualunque, fuori da qualunque eh, rispetto diciamo, di norme che dovrebbero essere astratte e generali, o meglio generali ed astratte, non indicare il nome del, eh, specifico della persona beneficiaria. Quindi un, un ritorno a un clientelismo più becero, più, più proprio disarmante. No? Quando secondo i criteri della legge tu spendi uno e attraverso invece il clientelismo ad persona ne spendi tre, c'è qualcosa che, che assolutamente non va. Bene, se la Regione riacquistasse capacità di spesa e La smettesse di sprecare i soldi attraverso attività di clientelismo e di, di sciupi vari, certamente ci sono le risorse necessarie. Per, eh, per eh, rispondere alle esigenze dei, dei diritti, spesso dimenticati, come quelli di cui stiamo parlando oggi. Per di più, eh, questi temi dovrebbero essere trattati e finanziati attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo. Le risorse del Fondo sociale europeo per il periodo 2020-2027 e siamo nel 2024. E quindi siamo a tre anni, abbiamo già superato la metà, non è stato speso neanche un euro. Quindi a parte i 3 miliardi di risorse proprie che non vengono spesi, ma anche i fondi europei destinati specificatamente all'inclusione all sociale, eh, sono passati tre anni e mezzo, la metà del periodo in cui dovrebbero essere stati spesi e non è stato speso neanche un euro. Quindi questo insieme alla... Insieme alla all'inefficienza della macchina amministrativa, insieme alla distrazione, al, al, al fatto che spesso la politica ricerca ha obiettivi diversi rispetto a quello di servire la generalità dei cittadini, spiega la situazione in cui siamo e ci dice dove possiamo incidere per, per risolvere il problema, anche abbastanza in fretta. Abbiamo parlato di immigrazione e di richiedenti di, di, di immigrazione, in questo caso siamo partiti dal diritto dei gay e anche dall'assurdità di certi comportamenti per cui eh, chi Dichiara di essere gay e, e lo è effettivamente, e deve rispondere a certi ruoli un po' diciamo disumanizzanti o, o con il rischio di. Che sicuramente è stato vissuto, di essere rispediti a casa e quindi non, nonostante si avesse il diritto a fare richiesta di asilo e di avere l'accoglienza di, di quella richiesta di asilo. Eh, però proviamo a parlare dei diritti di, dei migranti in generale, per, per parlare di, in, una, in uno spettro più ampio dei diritti dimenticati. Eh, io mi ricordo il primo giorno che è arrivata una nave di migranti in, in Sardegna andammo tutti in banchina ad accoglierlo. qualcuno ci, eh, ci venne la protezione civile de de dell'amministrazione regionale, un po' di qualcuno de del corpo forestale, dei medici eh, presi al volo da dagli ospedali. Eh, subito si trovò il modo di ordinare. Ci fu, ricordo, difficoltà, perché nessuno dava la carta di credito per far arrivare subito alcune pedane d'acqua, perché serviva, serviva l'acqua per, per queste persone. E qualcuno andò a comprare dei biberoni alle farmacie, perché c'erano un sacco di... non eravamo abituati eh, a comprare dei biberoni alle farmacie eh, e il latte, insomma, per, per questa cosa di prima necessità. E c'era anche un certo trasporto e una e generosità della città in, in questo momento così nuovo che, che non avevamo mai visto. E poi le cose sono cambiate e sono cambiate anche per l'inefficienza delle strutture che avrebbero dovuto accogliere per l'inefficienza della pubblica amministrazione sicuramente, per l'inefficienza di tutta la burocrazia, dai centri di, di prima accoglienza agli SPRA, ai respingimenti eh, e così via. E oggi viviamo eh, l'immigrazione più come un problema che come un'opportunità. Come abbiamo vissuto, uh, abbiamo vissuto la criminalizzazione, i respingimenti, la disumanità. Abbiamo visto macchie e navi dei, dei, dei guardia marini, mezzi navali, insomma, dello Stato andare a speronare eh, le navi delle organizzazioni, delle ONG, per evitare che potessero attraccare ed evitare, quindi che potessero portare a termine la loro opera umanitaria. Il mio punto di vista è che gli altri paesi sono cresciuti grazie all'immigrazione, sono cresciuti è gli Stati Uniti lì, grazie all'immigrazione. È cresciuta la Svizzera grazie all'immigrazione, è, è cresciuto il Belgio grazie all'immigrazione e si è sollevato dal dopoguerra, si è sollevata dal dopoguerra la Germania grazie all'immigrazione, grazie al lavoro di tanti, e grazie a interi territori della Sardegna che sono stati svuotati, di persone che sono andate a cercare una vita altrove. Non c'era la guerra, ma c'era una guerra contro la fame ogni giorno e hanno dovuto lasciare famiglia, hanno dovuto lasciare affetti, sono dovuti scappare lontano. In tanti sono tornati, in tanti sono rimasti, hanno trovato e realizzato la, la loro vita altrove per il bisogno. E i paesi li hanno accolti con difficoltà magari all'inizio, con pregiudizi, anche con violenza qualche volta, o con ingiustizie spesso. E eh, eh, però quell'immigrazione lì ha fatto la fortuna di quei paesi. Qui da noi, che pure la conosciamo l'immigrazione, che pure ab abbiamo in ogni casa eh, memoria di un emigrato, abbiamo ancora un parente lontano, questa cosa dell'immigrazione, oddio cosa ci sta succedendo? Ci stiamo impoverendo ogni giorno, ci stiamo diminuendo e ci stiamo invecchiando ogni giorno. Ogni giorno vediamo che eh, le persone che, che muoiono sono sempre di più di quelle che nascono. Ci stiamo riducendo, però abbiamo paura degli altri. Abbiamo paura di un colore diverso, di capelli diversi, di culture diverse eh, e così via. Nel frattempo però non abbiamo giovani per la per la, il trapasso generazionale, cioè da una generazione all'altra in campagna o la sostituzione appunto generazionale nel, nell'allevamento per cui ci sono aziende che chiudono non perché non ci sia la possibilità di continuare a lavorare, ma perché i propri figli non lo vogliono fare, perché non si trovano lavoratori e perché non ci sono e perché mancano anche i migranti. E qualche volta se i migranti ci sono, sono migranti irregolari e quindi senza, senza carte, eh, senza documenti e quindi non assumibili, pagati in nero, pagati poco, sfruttati eh, e così via. Eh, oggi vediamo tanti ragazzi sulla, per la strada, qualcuno chiede dei, un aiuto per il parcheggio, qualcuno ci vende una cosa, qualcuno. Qualcuno delinque, spesso ci infastidiscono, ma ah, perché questi qui non lavorano? E non lavorano perché non possono lavorare, perché grazie alla legge Bossi Fini tu non li puoi assumere perché una volta che sono arrivati in Italia e sono arrivati senza permesso e senza un contratto, che avrebbero dovuto uh, un contratto di lavoro che avrebbero dovuto firmare stando in Africa. Arrivano qui e non possono più lavorare, possono solamente essere espulsi. Ed ecco che vanno nella clandestinità. Vanno nella clandestinità, e, e nella clandestinità di che cosa possono vivere? O di elemosina o. o Oppure la piccola delinquenza e poi piano piano può diventare qualche volta anche della delinquenza grave nello spaccio e nei eh, comportamenti di questo genere. Ma è colpa loro o di chi una volta che loro sono arrivati qui non gli permette di lavorare. Ce li abbiamo qui in casa però non gli permettiamo di poter avere un contratto di lavoro. Eh, di poter eh, legittimamente andare a fare il cameriere o a, far, o a pulire eh, giardini o a in, lavorare in campagna e così, legittimamente con un contratto di lavoro. Quindi questo è, è il tema. Eh, in Sardegna siamo arrivati al punto che la Coldiretti è andata fino in Kirghizistan per fare un accordo con le autorità locali perché ci dessero la possibilità di far arrivare in Sardegna un certo numero di lavoratori con le loro famiglie, lavoratori che già sono abili nel condurre un gregge. Il Ministero degli Interni magari gli dà la possibilità di farne arrivare 100 o decine, mentre ci sarebbe, sarebbe bisogno di migliaia per i, nostri, per i nostri campi e per i nostri allevamenti. Quindi c'è questa cecità, questa paura, questo pregiudizio, anche de, davanti a, a, a una comunità che diminuisce sempre di più, che è che fa sì che accade quello che vediamo per strada. Cosa può fare la regione? Cioè può, può con molta insistenza richiedere al Ministero degli Interni ogni anno una quota di migrazione legale più alta. Cioè dobbiamo chiedere l'elemosina al governo che ci dia la possibilità di accogliere i migrati. Tra i tanti eh, competenze che ci mancano ci manca anche la competenza di poter decidere se possiamo ospitare mille persone o 2.000 o 5.000 o 10.000 e magari aiutarle. O, o, eh accoglierle in maniera regolare facendogli dei corsi di lingua italiana facendogli dei corsi anche brevi di formazione professionale in maniera che possono essere utilizzate in tantissime, in tantissime attività che noi non vogliamo più fare spesso attività per la cura della persona spesso attività appunto nel mondo agricolo persino persino stanno mancando muratori e persone che vogliono fare quel tipo, di, quel tipo di lavoro. Non è niente di strano, è accaduto negli altri paesi, ma negli altri paesi l'hanno risolto con l'accoglienza, noi invece sembra che non lo vogliamo risolvere, non ci interessa. Io l'ho già detto altre volte, sono per l'accoglienza, credo nella ricchezza della diversità, della multiculturalità e credo anche nel bisogno, nella necessità di, di giovani, di giovani in età eh, lavorativa, e che possano svolgere lavori che oggi noi non vogliamo svolgere e che non sottrarrebbero nessun posto di lavoro ai nostri giovani, anzi, aiuterebbero anche quei giovani magari con il loro aiuto a tenere vive delle imprese agricole, delle imprese di allevamento, altre, altre attività che da soli non possono, non possono fare. Abbiamo sentito dell'esperienza un dell di emergency e, e questa attività di puro volontariato che assiste 5.000 pazienti, 30.000 visite, due ambulatori. E copre un, un vuoto che lo Stato ha lasciato, ha, lasciato, ha lasciato sguarnito, lo copre appunto nelle cure sanitarie, lo, copre, lo, 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 lo lascia sguarnito nell'aiuto alle persone che magari nel freddo di, di, di stanotte dormiranno per strada, anche a Sassari. Look, eh, oppure eh, una, mi stavo confondendo. Eh, a, a Oristano ci sono ancora delle comunità rom che vivono in questo momento nelle tende eh, secondo criteri che pensavamo finiti per, per sempre, e, e poi a ha portato l'esperienza di un altro diritto, diritto non rispettato, il, il diritto alla salute e eh, del, della, eh, della presa in, in carico dei malati mentali. Allora, eh, ha raccontato l'esperienza del 2004, la professoressa Di Rindin, eccetera, eccetera. Parto da lì perché è lo stesso criterio. Nel 2004 eh, si iniziò in Sardegna a parlare dell'integrazione delle politiche eh, socio sociali, e, eh, e eh, sociosanitarie. Scusate. Quindi l'integrazione delle politiche sociosanitarie, perché nella consapevolezza che dove c'è un problema sociale, un problema di povertà economica, culturale, economica, un problema di, eh, di solitudine, eccetera, eh, sono, nascono eh, eh, e crescono con maggior facilità i problemi sanitari. Dove c'è un problema sociale c'è un maggior problema di... Eh, di, di di salute, di assistenza, di assistenza sanitaria. Per questo si decise, sì, eh, importando dei modelli già, già conosciuti, di fare delle politiche di integrazione, tra le, dei di integrazione tra le politiche sanitarie e le politiche sociali. Non vennero fatte a Cagliari, venne, si venne, venne deciso che a livello di singola ASL e anzi di ogni distretto sociale, di ogni distretto sanitario si facessero dei tavoli di, aperti alla partecipazione di tutti i portatori di interesse per i cosiddetti plus eh, per cercare di analizzare quali fossero i fabbisogni di, di salute i fabbisogni sociali di un territorio di quello specifico territorio e una volta capiti le necessità erogare i servizi secondo le necessità. Sembra una cosa, non è una cosa straordinaria, sembra una cosa semplice, no? Eh, non è che abbiamo le povertà standard o, o i malati standard o, i, o le necessità standard in, in una famiglia o, o in un territorio. Eh, e quindi i plus è un grande lavoro di partecipazione l'analisi la, dei fabbisogni anche sociali è una risposta a questi fabbisogni sociali. Come? Attraverso non le strutture dirette dello Stato che e dico Stato o regione o ente locale che da solo non ce la fa ad arrivare in ogni angolo, non ce la fa ad arrivare nel portico dove stanotte dormirà una persona senza tetto su un cartone. Ha bisogno della partecipazione di un altro pezzo dello Stato, che sono le associazioni di volontariato, che sono il terzo settore, che sono le persone che si organizzano e che svolgono un ruolo di sussidiarietà. Quindi questa idea dello Stato verticale no, che, che porta le responsabilità verso il basso, in questa idea di sussidiarietà verticale sempre più vicino a chi ha bisogno a, a dove il bisogno nasce e che non si accontenta però di essere solo ma mette in causa ogni organizzazione ogni, ogni cittadino organizzato le, 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 in maniera anche sempre più professionale cioè non un volontariato così caritatevole ma un volontariato professionale capace effettivamente di sopperire a un bisogno a una necessità dove lo Stato non è capace di arrivare da solo. In, quella, in quel clima sono nate tante esperienze di cooperative sociali, forse tu hai citato una cooperativa sociale di tipo B, di tipo B dove cioè partecipano anche in prevalenza eh, cittadini e cittadine che hanno una precarietà, ad esempio loro stessi una malattia mentale oppure un'altra un forma di, di, di precarietà, di, può essere una disabilità fisica, può essere, eh, possono essere excarcerati, qualunque tipo di, di difficoltà sociale, messi dentro un processo di recupero e di... di di formazione professionale e quindi di acquisizione di capacità la, lavorativa e di acquisizione di una nuova dignità, di un nuovo eh, ripartenza per la, per la loro vita. Ecco, in quel clima sono nate eh, tante cooperative, eh, alcune sono cresciute, altre sono cresciute ancora di più perché nel frattempo siamo invecchiati rispetto a vent'anni fa e i bisogni di di cura, di assistenza sociale le difficoltà, i disagi persino i disagi mentali eh, la conoscenza di, questa, di questo fenomeno che i disagi mentali stanno aumentando e stanno aumentando soprattutto tra i minori e quindi c'è questo pericolo di cui la scuola anche deve prendersi in carico tutta la storia tragica di cui hai parlato sulla eh, quelle come si chiamano abitazioni con assistito fa parte tutto di uno strumentario che va dalla, dal superamento della legge basaglia e che inizia con la, il MES, mi pare che si chiamino, e cioè il luogo dove vengono assistiti dei, dei malati psichiatrici che, hanno, che sono stati autori di reato quelli che nel passato scontavano due pene nel manicomio criminale, una pena detentiva e una pena, è una pena della, della loro follia e non erano responsabili del reato commesso perché erano, erano malati. Questi finalmente in Sardegna eh, sono stati recuperati, sono stati, almeno 70 ne sono stati recuperati attraverso un unico di questi centri dove ci sono... Eh, delle persone appunto, che hanno una malattia psichiatrica, sono, eh, hanno commesso dei reati, sono dentro però un percorso di recupero, usciranno e andranno prima in una casa assistita con un'assistenza un anche sanitaria specifica per i malati mentali e poi gradualmente potranno andare non solo quelli che hanno commesso reati, ma anche quelli che non hanno commesso reati in queste eh, case di abitare assistito o, o, o altre hanno un nome un pochino diverso in Sardegna. Ne, ne sono nate diverse in quel periodo in Sardegna eh, e qualcuna effettivamente è stata chiusa. Bisogna dire che c'è stato all'epoca, purtroppo, nel 2009, nel 2000 eh, successivamente, ci fu proprio una guerra ideologica tra due impostazioni della, eh, della sanità, de, de, dell'assistenza medica nella salute mentale c'era una scuola cosiddetta Basagliana che, che parla di, eh, di cura sociale per i malati e c'è un'altra invece che parla di ospedalizzazione o di internalizzazione di cure e di cure solo farmacologiche. Quindi internalizzazione e farmaci contro un percorso che ha anche del farmacologico ma che soprattutto ha anche di, eh, di cura sociale esattamente come quella di cui eh, avete parlato prima. Ci sono un sacco di diritti quindi eh, da quelli di cui abbiamo parlato all'inizio eh, fino a ai malati mentali. Eh, un sacco di diritti che dimenticati, diritti trascurati, diritti che non hanno una risposta e anche diritti per i quale lo Stato appunto sembra molto lontano e forse non ha la capacità da solo di dare la risposta. E quando parlo dello Stato parlo dello Stato, come definito in Costituzione, Stato centrale, le regioni, gli enti locali, ma dello Stato fanno parte anche... Voi, la vostra associazione, la sua, le altre, emergency, e cioè tutte quelle che, che sono il terzo settore, che svolgono un ruolo di sussidiarietà senza quale sarebbe ancora più complicato vivere, senza quale i disagi sarebbero ancora più grandi e sarebbero ancora più, più dimenticati. Io credo che ci sia bisogno di una regione che da una parte devolve responsabilità verso il basso e dall'altra... Valorizzi il ruolo della, della sussidiarietà orizzontale, e cioè di tutto il terzo settore, di tutte le associazioni che si occupano delle difficoltà più sparbute o più dimenticate, più bisognose, come quelle che, che voi avete citato oggi, con quali risorse? Con il risorse del Fondo Sociale Europeo, con le risorse straordinarie europee, con, della, de, con le risorse della Regione. Che ha il compito non di moltiplicare i pani e i pesci, ma di utilizzare bene i pani e i pesci che ha e qualche volta anziché utilizzarli in maniera generale ed astratta. Abbiamo detto, li utilizza con i personalismi, con, eh, con i clientelismi, con gli accozzi, li sciupa, li spreca o semplicemente non li gestisce bene. Eh, per questo, eh, anche per il dispiacere, veramente per il, per il dispiacere, per la sofferenza di vedere queste cose, per vedere quello che potremmo essere che invece non siamo, che per rispondere alla domanda iniziale mi sono rimesso in, in campo, mi sono rimesso in pista, mi sono rimesso in cammino. Persino con qualche difficoltà in più a camminare veloce, ma un cammino che non voglio fare da solo e non voglio fare in silenzio, un cammino lungo, domandando ogni giorno come abbiamo domandato qui. Grazie. Abbiamo finito, sì, finito. loro allora, <ride> devono anche viaggiare, allora io ringrazio. Renato eh, ricordiamoci che ci sono le elezioni il 25 febbraio per un voto consapevole informiamoci eh, e informiamo Perché si vince qualcosa ah. una Sardegna migliore ah, eh, sì. <ride> grazie